possiamo iniziare i lavori. Questo pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Intanto consentitemi di ringraziare tutti gli intervenuti, sia gli ospiti e i relatori di questo convegno che sono qui al tavolo. Ciao. Per la loro disponibilità, sia tutto il pubblico in sala che è numeroso e che ringrazio per la partecipazione a questo evento. Sono molto contento di aver organizzato questo convegno e di presentare quest'anno all'Aquila l'ultimo dossier statistico immigrazione, e con un po' di nostalgia ricordo la prima occasione in cui organizzai un'iniziativa analoga, la prima qui all'Aquila, ormai 15 anni fa, nella sala delle conferenze dei Gesuiti, in via La File, adiacente al nostro palazzo Camponeschi, quando la città dell'Aquila non era ancora stata ferita dal terremoto. Proseguì questo lavoro per 5 anni, di concerto con la prefettura dell'Aquila e con la provincia dell'Aquila, pubblicando una serie di volumi sul fenomeno migratorio a livello provinciale, nel quadro delle attività che allora erano quelle del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, un'attività che allora coinvolse diverse istituzioni, tra le quali la Camera di Commercio dell'Aquila, la Questura, l'Istituto Nazionale di Statistica, le aziende sanitarie, le scuole, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale, la Caritas e gli stessi immigrati. Allora, nonostante i migranti in Abruzzo fossero vistosamente cresciuti dai circa 4.500 del 1989 alle 18.000 del 2001, che adesso siamo, come voi sapete, forse 86.000, il sentire comune e le stesse istituzioni erano ancora orientati a tenere in considerazione più gli emigranti abruzzesi all'estero che non gli immigrati stranieri sul nostro territorio, comportati in questo dalla legislazione regionale che andava nella medesima direzione. Oggi le cose sono cambiate e tutti si sono resi conto dell'importanza sociale, economica, culturale, territoriale dell'immigrazione. Un fenomeno che suscita sentimenti contrastanti, dalle paure e dalle chiusure per un verso, alla solidarietà e all'apertura per altro verso. Ma tutto questo appunto è oggetto del nostro convegno e quindi iniziamo i lavori, e per questo do la parola alla professoressa Anna Tozzi, prorettrice del nostro Ateneo, delegata agli affari internazionali, che per anni si è occupata dell'internazionalizzazione dell'università dell'Aquila, promuovendo numerosissimi accordi e convenzioni bilaterali con università europee e non europee per la mobilità sia studentesca sia dei docenti. Tra le altre iniziative promosse c'è anche il recente progetto FEI, denominato Unidiversità sull'immigrazione, la convivenza e l'intercultura, avviato dall'Ateneo in partenariato con il mondo dell'associazionismo aquilano, impegnato nella società civile a favore dei processi di integrazione dei migranti. Credo quindi che sia venuto il momento di cedere la parola alla nostra prorettrice, la professoressa Anna Tozzi, che ringrazio. Ringrazio tutti per l'invito, certamente, per l'iniziativa, e sono qui anche, diciamo, personalmente, ma soprattutto in questo momento, in questo preciso momento della riunione, in rappresentanza della rettrice che è a Bruxelles per motivi istituzionali, e quindi sostituisco lei nel dare il benvenuto a tutti e nel dare piccole, brevi indicazioni su quello che è la politica dell'Ateneo anche in questo settore. L'università ha stabilito da tempo di essere inserita nel territorio in cui vive, ma
un'università non vive esclusivamente nel territorio circostante, l'università vive nel mondo e in qualche modo è soggetta alle conseguenze delle tragedie, delle cose positive, delle cose belle che avvengono nel mondo, ma ne deve essere un attore partecipe e non subire quello che avviene. Deve generare la capacità di reazione e la capacità di capitalizzare le cose buone. Come? Certo, viviamo un momento di crisi terribile, crisi economica, parlo dell'Italia in genere, dell'università, siamo proprio veramente all'inizio delle risorse disponibili. Quindi come fare per entrare e cercare di contribuire con una piccola cosa, perché in mente può fare ben poco da solo, contribuire a capire, se non altro, il fenomeno dell'immigrazione. Ora, il fenomeno dell'immigrazione nell'attuale momento è anche diventato più complesso, perché alla necessità, al desiderio di popoli, di persone, di migliorare il proprio status, la propria condizione, si aggiunge un altro tipo di immigrazione, quello dovuto alla fuga dalla guerra. E spesso queste persone non vogliono lasciare il loro paese. Sono persone, soprattutto i giovani, che vorrebbero ritornare per ricostruire la propria identità e la propria nazione. Mi riferisco in particolare alla Siria, o poco tempo fa alla Palestina, e attualmente tutta l'Africa del Nord. Quindi che può fare un'università? Un'università può innanzitutto educare i propri studenti. Educare i propri studenti alla tolleranza, alla capacità di convivenza, alla capacità di considerare l'altro e il diverso, tra virgolette, come una ricchezza, perché dalle diversità nascono le cose migliori. Questo abbiamo affrontato nel progetto Università, abbiamo valutato cose positive, cose negative, atteggiamenti da correggere, sicuramente la protezione non c'è, ma soprattutto stiamo facendo tanti altri progetti in funzione della mobilità degli studenti. Ecco, l'università può e deve offrire a giovani di questi paesi, in cerca di migliorare la propria posizione sociale, ma anche la propria cultura, deve dare la possibilità a questi studenti di acquisire un titolo universitario e dare loro la possibilità di poter tornare a casa quando sarà possibile, quando gli eventi storici lo permetteranno, a dare una mano forte nella ricostruzione del loro paese. In questo momento mi riferisco alla Siria, perché abbiamo fatto un progetto Erasmus Mundus con la Siria, abbiamo tanti ragazzi che sono venuti in Europa e verranno altri per studiare e prendere un titolo europeo, e tutti hanno dichiarato che vogliono tornare a casa. Ovviamente non adesso, non possiamo certo costringere a tornare a casa quando la casa non c'è più, o in situazioni ancora più drammatiche, di pericolo. Ecco, noi lavoreremo in questo senso. Domenica sto per andare in Palestina, per un altro progetto, che vede una situazione, ecco, l'Università di Gaza, non posso andare a Gaza, perché in questo momento le frontiere di Gaza sono chiuse. Quindi faremo in un altro posto della Palestina questo incontro, e di nuovo, in questo caso, daremo l'opportunità a studenti palestinesi di venire da noi, a prendere un titolo europeo e poter tornare a casa. Ecco, questo è il compito dell'università. L'università non può inventarsi tante cose, non fa politica, non prende decisioni a livello nazionale, tanto meno internazionale, ma può incidere con le sue attività, con il suo impegno, a prendere le decisioni, a far prendere le decisioni giuste, a livello piccolo, grande e molto grande. Grazie. Grazie alla professoressa Pozzi. E ora cedo la parola al nostro direttore del Dipartimento di Scienze Umane, professor Simone Gonzalo. Grazie a tutti per essere qua, grazie al collega Gaffuri per aver organizzato questa splendida giornata. Intanto mi fa piacere vedere che l'Aula Magna non vi contiene tutti, dunque hanno il personale tecnico, che ringrazio moltissimo, ha organizzato una diretta streaming nell'aula 0A, quindi chi non ha posto a sedere sale di un piano
lato di Anizza, l'aula 0A c'è la diretta streaming, quindi potete accomodare lì, 0A. E poi mi piace anche immaginare spesso il problema dell'immigrazione è anche un problema di comunicare la questione. C'è una nave in mezzo all'oceano, alcuni ponti sono battuti dal vento, altri no, sono protetti. Le persone cercano di andare da una cabina all'altra dove magari possono trovarsi meglio. Questa nave ha una caratteristica, non si scende da quella nave. Quella nave la chiamano terra. Noi ci troviamo in questa condizione. Non scendiamo da questa nave qua e dobbiamo gestire la possibilità di trasferirsi da una stanza all'altra, da una cabina all'altra, garantendo la libertà e la sicurezza delle persone. Io penso che questo incontro riuscirà sicuramente a far vedere al di là e attraverso i numeri e la statistica le ragioni che questi numeri qua sottengono. Grazie a tutti. Bene, grazie al professor Gozzano per questa breve narrazione. Cominciamo con le comunicazioni. La prima delle quali è affidata al dottor Franco Pittau, che è presidente dell'IDOS, istituto di ricerca che realizza il dossier che avete tra le mani e che è tra gli animatori più instancabili di questo dossier fin dalla sua fondazione, 25 anni or sono, insieme al compianto Monsignor Luigi Di Liegro, che ha dato l'addio a questa pubblicazione. Bene, cedo la parola al dottor. Grazie, non avete tutti il dossier tra le mani, perché io non pensavo che fosse più di 150. Allora, i fogli che stanno circolando per mettere le vostre idee? Sì? Gli restituite al professor Gafuri, una parte della documentazione si può mandare via email in formato PDF e l'altra, per chi non l'ha ricevuta oggi, potrà essere ritirata presso l'ufficio del professor Gafuri. Allora, io ho quarto d'ora. Allora, in un quarto d'ora io cercherò di mostrarvi come le cose che studiamo cerchiamo poi di metterle nel circuito. Noi facciamo circa 200 iniziative, anche di più, in giro per tutta Italia. Molte volte si incontrano un uditorio non così acculturato come voi e bisogna essere molto veloci per mandare queste comunicazioni, e specialmente per essere brevi, cosa che io cercherò di fare, e mandare dei messaggi precisi. Allora, io ho strutturato questo PowerPoint a tre livelli. Il primo livello sono dei messaggi molto veloci, il secondo consiste in un'immagine, perché anche l'immagine aiuta la comprensione, e il terzo in qualche statistica. Ho fatto questo lavoro con un gruppo di mediatori culturali di Roma, dove col professor Baccarella ci eravamo conosciuti, perché c'è una grande iniziativa che si chiama Forum per l'Intercultura, e loro, che sono sempre a contatto per comunicare l'immigrazione, mi hanno aiutato molto a scegliere l'essenziale. Sono 10 punti, una specie di decalogo, come vedete. Innanzitutto conoscere, a noi deve servire per accogliere, a loro per inserirsi, e a tutti, specialmente a voi che vi formate all'università, per la sensibilizzazione. Il primo punto è che dopo la primavera araba, quindi siamo nel 2011, prevalgono i flussi misti. Cosa vuol dire? Che prima per la maggioranza erano gente che si spostava per lavoro, e per esempio nel 2014 e nel 2015 la maggioranza delle persone si è spostata perché si trattava di profughi mandati via, forse alcuni di loro, come è stato detto, neppure avevano voglia di andare a lasciare il loro paese. Quello che avevano predicato, l'immigrazione va a diminuire, il mondo è in crisi, ci sono tanti problemi nei paesi ricchi, non è vero, perché vedete nel 90 ogni anno lo stock degli immigrati è aumentato di 2 milioni, e poi nel 2000 è aumentato di oltre 4 milioni e mezza, e adesso negli anni di crisi è un po' diminuito, ma mica tanto, perché supera i 3 milioni e mezzo. Qua
C'ho la versione semplice del PowerPoint, quella senza immagine. Era carino perché qua seguiva una bellissima piazza dell'Egitto dove si riunivano, però insomma è così, adesso andiamo avanti e va bene lo stesso. Il secondo punto, ve lo presento dopo avervi sottolineato alcune cose molto importanti. Nel 2014 sono sbarcati 170.000 persone, quindi persone in fuga, e molti dicono chiudiamo le frontiere per non far venire per lavoro, ma nel 2014 sono venute solo 23.000 persone per lavoro. Per la maggioranza si trattava di poche migliaia di frontalieri e di lavoratori specializzati. Sapete che per i lavoratori specializzati non possiamo mettere limiti perché c'è una regola europea che dice che se uno ha trovato lavoro lo Stato non lo può impedire. Gli altri che sono venuti sono 60.000 di ricongiungimento familiare e poi 75.000 nuovi nati da genitori stranieri. Quando si dice una enormità di migrati, vedete, non è così, ma potremmo dire un'enormità di gente che scappa perché vuole salvare la propria vita. Poi un'altra cosa interessante è che il livello degli immigrati, che sono arrivati a 5 milioni e 17 mila all'inizio del 2015, potrebbe essere più alto se, prima cosa, non ci fossero molti cittadini stranieri che diventano cittadini italiani. Nel 2014 sono stati 130.000 ex stranieri, ora cittadini come noi. E poi ci sono stati 145.000 che hanno perso il permesso di soggiorno perché non è stato rinnovato, costretti a emigrare. Ci sono degli esodi che entrano e degli esodi che noi costringiamo attraverso le nostre leggi che non permettono il rinnovo quando uno non ha il posto di lavoro dopo un anno di disoccupazione. Quindi questo è lo scenario di base dell'immigrazione. Secondo punto, le sperequazioni nel mondo. Noi ci diciamo, ma perché si spostano? Potrebbero restare a casa loro. E loro si spostano perché nel mondo la ricchezza è molto diversamente divisa. Ci sono le guerre, ci sono le carestie, le persecuzioni anche di genere, tutte queste cose. Però influisce molto la sperequazione economica. C'è un rapporto di 1 a 10, quando noi abbiamo 10 euro là hanno 1 euro, molte volte hanno mezzo euro, molte volte non hanno niente, più di 1 miliardo di persone non ha un dollaro al giorno per campare. Sono delle cose molto drammatiche, come è drammatico sapere che l'1% dei 7 miliardi di persone che abitano il mondo possiedono quasi la metà della ricchezza mondiale. E voi capite che queste sperequazioni sono una causa di spostamento. Dove si spostano? Si spostano dall'Asia, dall'Africa e vengono vanno anche nelle loro aree, però si spostano in prevalenza nel nord Europa, nell'Europa, compresa l'Italia, e nel nord America. Qua, in questa email, vediamo un altro motivo che influisce sull'immigrazione attuale, che è la demografia. La demografia ha iniziato a essere studiata a livello mondiale molto seriamente dall'ONU nel 2000, che ogni 2 anni fa delle previsioni. Quindi noi dobbiamo prevedere che 7 miliardi di adesso diventi 9 miliardi nel 2050 e 10 miliardi alla fine del secolo, e che ci sarà un aumento notevole nei paesi in via di sviluppo e una diminuzione in Italia e negli altri paesi ricchi, nella maggior parte dei paesi ricchi, a meno che non ci sia un ripostamento a seguito dell'immigrazione. Noi che molte volte siamo abituati a pensare all'immigrazione come un danno, se facciamo un salto da oggi al 2050, secondo una previsione molto moderata, vediamo che nel 2050 potremo avere 61-63 milioni, più o meno lo stesso livello di adesso, e gli immigrati saranno allora 10 milioni e 6 milioni di immigrati saranno diventati cittadini italiani, quindi un quarto della popolazione è di origine immigrata. Per cui se non ci fossero gli immigrati l'Italia si sarebbe ridotta a 45 milioni da 60 milioni che abbiamo adesso.
uno potrebbe dire così ci dividiamo la ricchezza, non è proprio vero, perché nel 2050 un terzo della popolazione avrà superato i 65 anni e a 65 anni non si lavora più, molti hanno bisogno di essere mantenuti e ci vuole una quota di popolazione giovane che mantenga questi più anziani. Quindi da questo punto di vista l'immigrazione è una grande benedizione che aiuta a rendere sostenibile lo sviluppo dell'Italia. Qua ci soffermiamo sull'Europa, una grande area, ha avuto delle intuizioni straordinarie, pensate il criterio istituto giuridico della libera circolazione, una cosa mai realizzata in tutto il resto del mondo, adesso è un po' problematica, però insomma è stata un'area di diritti lavorativi, di diritti civili molto ampia. Però adesso siamo in difficoltà, che io ho la soluzione, no, però almeno bisognerebbe dire l'Europa di fronte alla migrazione come si sta presentando adesso sta facendo civetta, perché l'unica cosa che si dice è c'è la convenzione di Dublino che dice tutti quelli che arrivano dovrebbero andare o in Grecia o a Malta o in Italia o in Spagna, cosa che come potete capire è impossibile. Hanno iniziato a ragionare, però è difficile andare avanti. In Europa gli immigrati sono 34 milioni, di questi 34 milioni 5 milioni stanno in Italia. L'Italia è al terzo posto dopo la Germania, la Spagna, viene l'Italia insieme alla Gran Bretagna, quindi siamo un grande paese di immigrazione. Il quinto punto che vi vorrei mostrare è che non solo cresce l'immigrazione, ma cresce secondo un ritmo molto più preoccupante il razzismo e la xenofobia. L'abbiamo avuto l'altro ieri nelle elezioni tedesche, l'abbiamo avuto nelle elezioni della Francia e poi nella civilissima Olanda tutto è andato alla fascia. E perché? Perché l'immigrazione, così come si sta presentando, riesce superiore alla nostra capacità di inquadrarla. E questo è un problema molto serio. Ci sono dei siti molto brutti, il web che è una cosa straordinaria per comunicare, risolvere facilmente dei problemi, però è anche un mezzo straordinario per dire cose sciocche, brutte, odiose. E pensate, un sito che aveva chiuso la polizia postale aveva messo una cosa molto brutta contro gli stranieri e c'erano stati 500.000 di cliccate dicendo mi piace. Questo per dirvi che non tutto è scontato, per voi che vi preparate ad affrontare questi problemi, vi invito a pensare che sono dei problemi difficili. Non è che chi dice stupidaggine non possa cambiare, avrebbe bisogno da parte nostra di più pazienza, di più preparazione e anche di maggiore velocità nel comunicare, saper scegliere. È necessaria una corretta informazione, non per nascondere i problemi solo un cielo non potrebbe vedere che sono i problemi nella fenomeno migratorio attuale, però per raccontarli con serietà. Per raccontarli con serietà servono anche le statistiche. Io non vi parlo dei casi in cui le statistiche sono usate male, perché non è che una statistica sia la Bibbia o il Corano o qualche cosa di sacro. Ci vogliono molti archivi e molta pazienza per ricostruire la realtà. Avete tra le mani chi l'ha preso, il dossier statistico di immigrazione, e vedrete come vengono comparati molti archivi per ricostruire questa realtà. Quindi siamo molto contenti di mettervi adesso o tra poco questo strumento in mano, perché vi potrà aiutare molto. Il settimo punto è che non dobbiamo aspettare nel futuro di cambiare il mondo e dire i politici potrebbero fare, i professori potrebbero fare, il sindaco potrebbe fare. Forse la cosa più importante è dire cosa potremmo fare noi. Noi per esempio potremmo utilizzare il tempo per approfondire di più, facendo meglio le tesi o i compiti che fate all'università, lavorando in un'associazione. Partecipando alle attività che fanno le associazioni degli immigrati, anche qua abbiamo alcuni amici dell'Africa e di altre regioni, e impegnandosi presso le istituzioni, esercitando anche un'azione di critica. Noi che diciamo agli altri dovreste fare, ma le facciamo veramente queste cose?
A me pare di no, perché se la base sociale fosse più matura, più aperta, più preparata, i politici sarebbero completamente diversi, perché non ci sono politici che reggono quando la base è contro di loro. Io vi invito molto a riflettere, perché se no in questa fase di difficoltà noi rimandiamo a quello che devono fare gli altri e ci dimentichiamo che noi siamo dei protagonisti. Questa è un'altra cosa bella. Dell'immigrazione si possono raccontare delle cose positive, se ne possono raccontare tante. Noi abbiamo una vista molto bella, perché l'immigrazione è come un insieme di nuovi orizzonti, di nuove scoperte, di cose innovative, di scrittori che scrivono nella nostra lingua innovandola, di nuove mete turistiche, di scambi commerciali che si aprono e così via e così via. Qua nel formato più completo del PowerPoint vi avevo messo una frase di un famoso economista americano che è morto qualche anno fa, si chiama Galbraith, e lui diceva così: le migrazioni sono la più antica azione di contrasto alla povertà, selezionano coloro i quali desiderano maggiormente rompere l'equilibrio di povertà nel paese di origine. Quale perversione dell'animo umano ci impedisce di riconoscere un beneficio tanto ovvio? È bellissima questa, e poi se ci date i fogli con le vostre email ve la manderemo, perché ha fatto riflettere tanta gente, anche su di me ha fatto molta impressione. Siamo al nono punto, perché il professor Gaffuri starà a controllare il tempo. Questo è garantire l'integrazione degli immigrati e dei profughi. Un'altra cosa che possiamo fare è, noi abbiamo 5 milioni per lo più di immigrati venuti qua per motivi economici, poi sono fatti ragioni della famiglia, hanno avuto i loro figli, poi ci sono anche i rifugiati. Di questi 5 milioni di persone cosa ne vogliamo fare? Perché non è solo accogliere, vedere come accogliere, fare un centro di accoglienza e tutte queste cose qua, ma uno quando è venuto qua noi lo possiamo mandare via. La maggior parte anche dei cittadini non comunitari hanno il permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Cosa vogliamo fare di loro? Vogliamo avere 5 milioni di strani, 5 milioni di persone che sono contro di noi? Se poi pensiamo che anche qualche terrorista da solo ci può mettere in crisi, sarebbe saggio pensare il futuro dell'immigrazione e un'integrazione dove noi e loro lavoriamo insieme, dove questi 5 milioni sono dei nuovi cittadini che rappresentano per l'Italia una forza nuova. Poi il punto 10, che so che sta a cuore anche alla vostra università, è questo di lavorare con i paesi di origine. L'immigrazione non si può gestire se ci pensa solo il paese di accoglienza, o ci pensa l'Europa, o ci pensa l'America, o le Nazioni Unite. Bisogna per forza coinvolgere i paesi di origine, che in larga misura hanno gli stessi obiettivi di avere un'immigrazione regolata, tutelata, produttiva, efficace, gli stessi obiettivi nostri. Questo si è fatto? Beh, si è fatto per dire, facciamo degli accordi per rimandare via gli immigrati che non hanno permesso di soggiorno. Anche questo potrebbe essere giustificabile per molti aspetti, però non basta. Prendete il Marocco, che ha una comunità di più di circa mezzo milione di immigrati. I marocchini che stanno nelle nostre università sono pochissimi, poco più di 1000. E gli italiani che studiano in Marocco, ho sentito che volete fare degli accordi con le altre università, sono pochissimi. L'immigrazione è una finestra sul mondo, è un incentivo a collaborare, e tutto questo manca. L'immigrazione ci ricorda che noi possiamo fare, anche questa è una cosa positiva da portare avanti. Allora, io volevo chiudere con una bella poesia che prima stava sulle slide, adesso cerco di ritrovarla, e questo è un poeta camerunense che fa anche il mediatore culturale, ha scritto vari libri di poesia, e una poesia che ha scritto si intitola Prigione. Adesso io vi leggo una strofa. Vivere una sola vita, in una sola città, in un solo paese, in un solo universo, vivere in un solo mondo è prigione, conoscere una sola lingua, una sola cultura è prigione. Auguri verso questi orizzonti.
dottor Tao, che come sempre, diciamo così, con la sua pacatezza ci pone questioni di grande rilevanza. E prima di passare la parola al professor Lelio Iapar, chiedo a coloro che non sono seduti, segnalo a coloro che volessero stare più comodi, che si è allestita una seconda aula, che è l'aula 0A, dove c'è la trasmissione di questo convegno in streaming. Bene, il professor Lelio Iapar, che è qui a fianco a me, è un economista della nostra università, è delegato di Ateneo per l'applicazione del piano strategico e lo sviluppo locale e in consonanza con quelle che sono le sue competenze precipue ci parlerà dell'economia dell'immigrazione, immagino anche sfatando certi luoghi comuni sugli immigrati. Grazie. Grazie Luigi, grazie agli organizzatori per avermi invitato, e per me è un grandissimo piacere contribuire a questa iniziativa. Dico due parole intanto sul pretesto dell'iniziativa, che è la pubblicazione e la diffusione di un rapporto statistico preziosissimo come quello che avete tra le mani. E lo dico perché io mi occupo di economia internazionale, ho cominciato a lavorare sul commercio internazionale fuori dall'università, e ho la responsabilità di curare un rapporto simile a questo che racconta la posizione dell'economia italiana nel commercio internazionale da anni. E quindi mi sento particolarmente in sintonia con il gruppo di persone che ha dato vita a questo straordinario lavoro, perché la qualità, la completezza dell'informazione statistica sono uno dei medicinali migliori per vincere questa paura, in questo caso delle immigrazioni, ma io direi più in generale la paura della globalizzazione che sta contagiando il pianeta. Allora, le cose di cui vi parlo, ho scelto proprio perché questo rapporto contiene tantissimi numeri, io che lavoro con i numeri ho scelto per una volta di metterne pochi e quindi di fare il mio mestiere di economista più dal punto di vista del ragionamento teorico che da quello dell'analisi empirica, anche se resto convinto che le due cose non vadano mai disgiunte. La teoria senza numeri è debole perché non mostra la sua capacità di analizzare e poi trasformare la realtà. I numeri senza teoria sono pericolosissimi perché possono essere manipolati in direzioni varie. Quindi io partirò facendo una premessa che contiene una scelta di principio e una scelta di lavoro, e ci arrivo tra un attimo. Poi discuterò un po' il modo in cui si parla di globalizzazione. Qui retorica non ha un significato negativo, nel senso buono del termine. Il modo in cui si parla di globalizzazione quando si cerca di convincere gli interlocutori a vederne i vantaggi o gli svantaggi, e all'interno di questo discorso farò quello sulle migrazioni. Poi, insomma, mi è stato chiesto di parlare di economia delle migrazioni, cercherò di farlo, però, ripeto, con un ragionamento molto generale, vi presenterò un solo grafico con dei dati, perché sono dati che si guardano poco e mi è sembrato interessante farveli vedere perché raccontano una storia importante. Quindi parleremo prima di tutto della relazione tra globalizzazione e sviluppo, non soltanto economico, anche sociale, e squilibri distributivi, e poi due battute su cause ed effetti delle migrazioni nei paesi di origine e nei paesi di destinazione, prima di tirare le somme con il mio pistolotto finale. Allora, io ho posizioni molto estreme su questi argomenti, che faccio fatica qualche volta anche a arginare un po', perché soprattutto quando si parla in pubblico bisogna sapersi controllare. E diciamo che quello che vi dirò ora è persino meno di quello che penso davvero. Per fortuna non spetta a me a decidere, ma se io potessi decidere io manderei le navi e le forze armate dei paesi europei a raccogliere i profughi e i richiedenti asilo dove si trovano adesso per portarli in Europa e distribuirli in quote proporzionali tra i paesi europei. Secondo me questo è l'unico modo per dare onore all'idea di Europa con la quale siamo cresciuti. Detto questo, noi oggi non parliamo
molto di profughi e di richiedenti asilo, per i quali secondo me non c'è altro discorso da fare, punto e basta, è un dovere morale e civile. Parliamo di immigrati, cioè parliamo di esseri umani che cercano di cambiare paese per cercare condizioni migliori di lavoro. E qui di nuovo io dichiaro subito le mie scelte di valori, anche se poi cercherò di tener conto anche di prospettive di punti di vista diversi. Io l'ho detto in tante altre occasioni, io mi sento prima di tutto cittadino del mondo, è questa l'identità forte che sento dentro di me. Tutte le altre identità di cui tanto si parla le sento sempre meno importanti man mano che si avvicinano al luogo in cui sono nato. Io mi sento prima di tutto cittadino del mondo, in seconda battuta cittadino europeo, in terza cittadino italiano. Le mie origini abruzzesi, che pure sono forti, io sono legatissimo a questa città, la città dove sono nato e cresciuto, però secondo me passano in secondo piano rispetto a tutte queste altre cose. E quindi questa è la ragione di fondo per la quale penso che in un mondo ideale, e sottolineo in un mondo ideale, quindi sto parlando di un'utopia, ogni essere umano dovrebbe essere libero di scegliere dove vivere e dove lavorare. Allora, queste sono le mie dichiarazioni di valore, dopodiché mi rendo conto benissimo che queste idee si scontrano con tanti problemi. Quando si parla di globalizzazione in tutti i suoi aspetti, anche quelli commerciali, viene fuori subito che da un lato ci sono enormi benefici, in parte sono benefici già realizzati, in parte sono benefici soltanto potenziali, dall'altra ci sono una serie di problemi, riassumibili nell'idea che la globalizzazione, mentre genera benefici, scatena squilibri all'interno dei paesi. E questi squilibri, che sono essenzialmente squilibri distributivi, ci sono alcuni soggetti che ci guadagnano molto e altri soggetti che ci perdono, sono la ragione principale per la quale poi il processo non va avanti con la rapidità che vorrebbero alcuni economisti. E bisogna guardare con attenzione questi problemi, non fare un'alzatina di spalle. Un richiamo che si fa ogni tanto, e che anch'io farò per cercare di preparare il terreno a quello che vi dirò, è quello dell'esperienza italiana. Noi oggi siamo un paese di immigrazione, ma siamo stati un paese di emigrazione. E quindi abbiamo potuto non conoscere da un libro di testo, ma sperimentare nella vita delle nostre famiglie, penso che ognuno di noi abbia qualche parente che è emigrato, che cosa vuol dire emigrare, i problemi che comporta, ma anche i benefici che ne possono derivare. Sono un economista, devo ammettere che gli economisti, e in particolare io sono un economista internazionale, quelli che studiano l'economia internazionale hanno trascurato, adesso se ne stanno occupando un po' di più, però complessivamente lo hanno trascurato. Nel mio campo si è studiato molto il commercio internazionale, le imprese multinazionali, gli investimenti internazionali, le migrazioni un po' meno. E anche quando sono state studiate con un approccio un po' superficiale, meccanico, applicando schematicamente modelli usati ad altri fini. Io vi parlo di triangolini di Sartus con cui si gingillano gli economisti, un'allusione che forse non tutti in sala possono cogliere. L'idea è che usando certi modelli teorici si arriva facilmente a dimostrare che guardando le cose da una prospettiva globale, la libertà di emigrazione è benefica, perché implica il fatto che i lavoratori si spostano da paesi dove producono relativamente poco, perché le tecnologie in uso sono arretrate, verso paesi dove invece il lavoro è più produttivo. E quindi questo spostamento migliora l'efficienza nell'uso delle risorse e genera un surplus che è potenzialmente a disposizione di tutti i paesi. Ecco, con analisi di questo tipo, per quanto corrette dal punto di vista teorico, non si fa molta strada. E queste analisi continuano a circolare, le trovate ancora nei libri di testo, mentre il fenomeno delle migrazioni, che è un fenomeno sociale, non soltanto economico, si sviluppa con i numeri che abbiamo visto e che io non starò a ripetere. Sottolineo soltanto il fatto che se in Italia siamo spaventati da una presenza di stranieri che è dell'ordine dell'8-9% della popolazione totale, in paesi come Canada e Svizzera siamo arrivati già a un quarto della popolazione totale, senza che questo abbia prodotto le catastrofi che si temono in Italia. E aver
lasciato spazio alle fobie nei confronti degli immigrati ha portato a reazioni politiche che in molti casi sono sfociate in gravissime violazioni dei diritti umani, con molti miei colleghi che giravano la testa dall'altra parte, senza capire che anche il loro silenzio su queste questioni è parte del problema. Quindi di nuovo una premessa: a che cosa può servire l'analisi economica delle migrazioni, per quanto astratta possa sembrare? Può servire anche questa a fronteggiare l'ondata di paura che circola e che è, secondo me, il nemico principale che abbiamo davanti. Allora, l'economia delle migrazioni è nata all'interno dell'economia del lavoro, come una branca dell'economia del lavoro. Questa origine ha dei vantaggi, ha dei meriti, però crea anche dei problemi, nel senso che grazie a questa origine si vedono subito gli effetti potenziali e reali delle migrazioni sull'occupazione e sui salari, quindi su cose che ci interessano molto. Però al tempo stesso ne deriva una visione un po' troppo angusta della rilevanza anche economica e non solo sociale del fenomeno migratorio. E tutto sommato questa impronta iniziale che viene dagli economisti del lavoro è rimasta anche in altre branche della disciplina economica, come l'economia dello sviluppo regionale o l'economia dello sviluppo più in generale, che guarda soprattutto alle migrazioni interne ai paesi, ma anche lì vedendole come movimenti di lavoratori. Ho già detto che la sottobranca a cui appartengo io, economia internazionale, ha relativamente trascurato il fenomeno. Ci sono, nel libro di testo che io uso, ci sono 5 pagine, eppure è uno dei migliori testi di economia internazionale in circolazione. 5 pagine con il triangolino storico. Che cosa serve dal punto di vista dell'analisi economica? Servono modelli dinamici, non modelli statici. Quindi non si tratta semplicemente di cercare di capire se le migrazioni migliorano la distribuzione delle risorse in giro per il mondo per dato livello di risorse. Si tratta invece di cercare di capire in che modo le migrazioni possono creare capacità produttiva nei paesi di origine e nei paesi di destinazione. Quindi in che modo possono contribuire alla crescita. E questo beneficio dinamico, che è molto importante, anche visto soltanto nei suoi aspetti economici, so benissimo che la crescita economica non è tutto, anche se contrasto nettamente la scuola di pensiero che preferirebbe la decrescita. Si tratta di integrare la crescita economica con altre cose, ma la crescita economica serve e i flussi migratori la sostengono, ripeto, sia nei paesi di origine sia nei paesi di destinazione. E questi benefici dinamici sono assai più importanti degli effetti di breve periodo, positivi o negativi che siano. Purtroppo i modelli che circolano non hanno ancora colto fino in fondo queste caratteristiche. Anche perché molto spesso gli economisti fanno l'errore di non allargare lo sguardo ad altre dimensioni del comportamento economico. Il comportamento economico è comunque comportamento umano, quindi non bisognerebbe mai guardarlo soltanto con gli strumenti matematici dell'economista. Le migrazioni, come è stato già ricordato da chi ha parlato prima di me, sono antiche quanto l'umanità, perché la specie umana è stata selezionata in una certa parte dell'Africa centinaia di migliaia di anni fa e poi si è diffusa in tutto il pianeta, anche quando non c'erano gli strumenti di trasporto e di comunicazione che ci sono oggi. E questo si deve a una particolarità della specie umana rispetto ad altre specie, di sapersi adattare ad ambienti diversi molto meglio di qualunque altra specie. Il risultato a cui siamo arrivati dopo millenni di movimenti internazionali è quello che vediamo e che qualche volta cerchiamo di non vedere perché ci inquieta, perché ci spaventa, ed è che noi siamo, ma lo dico in senso positivo, fortemente dipendenti dalle comunità di stranieri che vivono nei nostri paesi. Condividiamo interessi con queste comunità e se ci rifiutiamo di vederlo e ci facciamo bloccare dalla paura, rischiamo soltanto di fare danni enormi. In particolare, ripeto, gli economisti hanno la responsabilità di cercare di fare in modo che le politiche migratorie non vengano catturate né da gruppi di interesse ostili, che ce ne sono sempre, né da fobie collettive, che io, quando voglio essere molto aggressivo, definisco una forma di psicopatologia di massa che merita di essere trattata come altre forme di psicopatologia.
con tutta l'attenzione e il rispetto che meritano le persone che hanno problemi. Allora, adesso veniamo a come si fa il discorso sulla globalizzazione e al suo interno quello sulle migrazioni. In genere si fa un'operazione retorica che secondo me funziona poco, e un po' la stavo facendo anch'io adesso, cioè si fa questa operazione, si dice guardate quanto è bella la globalizzazione, quanti benefici possono derivare a tutti i paesi dalla libertà degli scambi, dalla libertà degli investimenti, dalla libertà delle migrazioni, e si presentano modelli estremamente convincenti che portano a questo risultato. Poi magari in una nota a piedi pagina si dice però dobbiamo ammettere che questi benefici vengono insieme con una serie di problemi distributivi, come vi dicevo prima. Allora, un approccio di questo genere già funziona poco con il commercio internazionale, secondo me. È particolarmente pericoloso per le migrazioni, perché risulta, messa nei termini duri in cui ve la sto mettendo io, una maniera irritante per chi la pensa diversamente, di sentirsi dire cose che possono apparire discorsi astratti, chiacchiere al vento, fatte magari per difendere chissà quali altri interessi. Per cui si rischia in questo modo di ottenere effetti contrari a quelli che vogliamo ottenere, cioè di far salire l'ostilità nei confronti delle migrazioni e della globalizzazione. Quindi meglio partire da un riconoscimento schietto dei problemi che ci sono, perché i problemi ci sono, vanno studiati con attenzione, esistono anche i rimedi per questi problemi. Sono rimedi costosi, si tratta di essere consapevoli che ci vuole denaro dei contribuenti, perché certi problemi non si risolvono diversamente, però le soluzioni ci sono, sono state sperimentate. E a questo punto, dopo aver preso atto dei problemi e della possibilità di risolvere, possiamo forse convincere un numero maggiore di persone che si tratta effettivamente di un processo benefico, anche dal punto di vista economico, ma non soltanto dal punto di vista economico. Quali sono questi problemi distributivi? Ma non credo di aver bisogno di dirvelo. Arrivano tanti lavoratori in più in paesi dove ce ne sono relativamente pochi, e questo può creare problemi più o meno temporanei, sia nel livello dell'occupazione sia nei salari. Ma questo non è un effetto delle migrazioni, basta pensare alla concorrenza dei prodotti che vengono da paesi a bassi salari, produce effetti analoghi. Attenzione, il progresso tecnico produce questi effetti. Il fatto che sempre di più si usano tecnologie che fanno risparmiare lavoro va nella stessa direzione. Infatti c'è chi sostiene che dovremmo pensare al commercio internazionale, alla libertà di emigrazione, alla libertà di circolazione dei capitali, come a una delle tante forme di progresso tecnico, che fanno risparmiare lavoro e che in prospettiva, una prospettiva purtroppo ancora molto teorica, potrebbero consentirci di mantenere il nostro tenore di vita lavorando meno, se i problemi distributivi che ci sono sotto fossero affrontati per quello che sono, cioè seriamente, con politiche di fiscalità e di sussidio pensate per affrontare questi problemi, e quindi uscendo fuori da un'altra retorica che si sta facendo sempre più insopportabile, e cioè quella in base alla quale le tasse vanno indiscriminatamente abbassate. No, ci sono tasse che vanno abbassate e di parecchio, c'è qualche tassa che forse andrebbe alzata proprio per poter finanziare questo tipo di operazioni. Allora, cause delle migrazioni, differenze nei redditi attesi, una relazione circolare ho annotato, cioè ci si muove da un paese all'altro perché ci si aspetta di guadagnare di più o anche semplicemente di avere una maggiore probabilità di trovare un posto di lavoro, e questi spostamenti incidono sulle differenze salariali portando gradualmente a ridurle. Se oggi alcune, cambiando un attimo tema, alcune imprese statunitensi stanno seriamente considerando di riportare negli Stati Uniti produzioni che prima erano state collocate in Cina, è anche perché le differenze salariali tra Stati Uniti e Cina si sono ridotte, e si sono ridotte perché i salari in Cina sono aumentati, e sono aumentati parecchio, restano bassi, ma sono aumentati. Allora, questo è uno dei grandi meriti della globalizzazione che viene disconosciuto. Non c'è stata un'altra fase della storia dell'umanità, non c'è stata un'altra fase della storia dell'umanità in cui le disuguaglianze di reddito tra i paesi
sono diminuite così rapidamente come durante la seconda ondata di globalizzazione. Questo, se permettete, è un mondo migliore di quello in cui vivevamo 50 anni fa, dove un gruppo, non tutti, c'è ancora tanta strada da fare, ma un gruppo di paesi che chiamavamo in via di sviluppo, oggi viene chiamato economie nemmeno più emergenti, economie in crescita. Poi si emigra per ragioni familiari, si emigra e si sceglie dove emigrare guardando alle politiche migratorie nei paesi di origine e di destinazione, proprio perché siamo in un sistema interdipendente, quello che decide un paese ha effetti su quello che accade negli altri, non è una partita a scacchi tra due giocatori. Analogamente incidono le scelte che facciamo quando costruiamo istituzioni pubbliche e private per la gestione dei flussi migratori. Si emigra o non si emigra, si sceglie un paese o se ne sceglie un altro, anche sulla base del clima di opinione pubblica, quindi delle attese che ci sono sul modo in cui, quando cambiamo paese, saremo accolti. Quindi, volendo spiegare bene le cause delle migrazioni, non basta misurare i differenziali salariali come si fa nel modello del triangolo. Bisogna tener conto di tutto, tener conto anche dei costi delle migrazioni, che sono costi monetari, molto ingenti, e costi psicologici non misurabili. Effetti, cominciamo dai paesi di origine, si parla tanto della fuga dei cervelli, ecco, dovremmo riconoscere che innanzitutto flussi migratori molto rapidi, molto intensi, impoveriscono in prima battuta i paesi di origine. E guardate che non è un problema marginale, e ce l'abbiamo anche in Italia ora, come sapete. Molti di voi sceglieranno di andare a lavorare all'estero, perché non trovano opportunità remunerative in questo paese. E questo è un impoverimento del paese, prima di tutto. Quindi questo può essere visto come un effetto negativo delle migrazioni. Si ritiene, guardando le cose in una prospettiva temporale più lunga e guardando l'esperienza storica, si ritiene che questo effetto negativo possa essere compensato nei paesi di origine da due fattori. Uno è il fatto che riducendo l'eccesso di offerta di lavoro nei paesi poveri si creano condizioni più favorevoli al loro sviluppo, e poi a questo si aggiunge tutto il beneficio che si ricava dalle rimesse degli emigrati, che in molti casi sono di valore superiore a tutti gli aiuti che arrivano dai paesi ricchi sotto forma di cooperazione allo sviluppo. E poi ci sono tantissimi emigrati che tornano a casa prima o poi, come sappiamo anche noi italiani e noi abruzzesi in particolare, e quando tornano, tornano con le competenze e con il patrimonio che hanno acquisito stando all'estero, e questo contribuisce allo sviluppo dei paesi di origine. Noi però oggi ci sentiamo principalmente come un paese di destinazione, ed è di questo che dobbiamo parlare. E allora, come è stato già detto, le migrazioni possono essere pensate anche come un gigantesco spostamento di giovani da paesi dove i giovani abbondano verso paesi dove i giovani scarseggiano. E questo, ripeto ancora una volta, è l'Italia del miracolo economico. Noi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, eravamo un paese a bassi salari, con tantissima disoccupazione occulta nelle campagne, e tantissimi italiani hanno capito che era necessario andare via per poter progettare una vita migliore, e lo hanno fatto in massa, e questa è una delle ragioni che ha consentito il miracolo economico, quello vero, che c'è stato in Italia tra gli anni 50 e gli anni 60, non quello finto promesso un po' di anni fa. Non dimentichiamocelo questo. Questi movimenti incidono sui tassi di dipendenza, cioè sul rapporto tra il numero di anziani e il numero di giovani in età di lavoro, che è fondamentale per la sostenibilità di tanti servizi sociali a cui teniamo molto. L'arrivo di immigrati nel nostro paese genera offerta di lavoro, soprattutto in settori nei quali gli italiani sono poco orientati a offrire, non è che non lo siano per niente, ma sono poco orientati a offrire lavoro, che sono l'agricoltura, le miniere, l'industria delle costruzioni, alcuni tipi di servizi alle persone. E quindi anche da questo punto di vista c'è un beneficio.
Ci sono benefici ricordati con accuratezza nel rapporto che discutiamo sui bilanci fiscali e previdenziali, perché quello che questi giovani pagano al sistema previdenziale e al sistema fiscale italiano è più di quanto ricevono gli immigrati anziani presenti in Italia. Quindi avremo maggiori problemi col sistema previdenziale e col sistema sanitario senza gli immigrati. Una percentuale consistente di immigrati dopo un po' o addirittura fin dall'inizio fa impresa. La componente più dinamica del sistema imprenditoriale italiano attualmente è l'imprenditoria di immigrazione. Da economista non devo spendere molte parole per sottolineare il fatto che la crescita economica dipende anche dalla diffusione delle capacità imprenditoriali del sistema. Una popolazione che si aspetta di vivere soltanto di impiego pubblico è destinata inevitabilmente all'impoverimento. Prendiamola comunque per un attimo la prospettiva globale. Questi triangolini che prima ho disprezzato in realtà non bastano, ma non vanno completamente buttati nel cestino, perché dicono una cosa vera, ripeto, spostando lavoratori da paesi dove il lavoro è poco produttivo a paesi dove è molto produttivo, c'è un beneficio per il mondo nel suo insieme. E anche la relazione tra migrazioni e scambi internazionali è una relazione carica di effetti positivi. Una volta si diceva creiamo condizioni di sviluppo nei paesi di origine, ma non facciamo entrare gli immigrati. Facciamo in modo che loro possano trovare più facilmente lavoro rimanendo a casa loro. Magari acquistiamo i prodotti realizzati lì. Normalmente chi diceva queste cose le diceva con una buona dose di ipocrisia, perché le stesse persone che si oppongono alle immigrazioni si oppongono con gli argomenti più diversi, compresa la teoria del chilometro zero, alle importazioni dai paesi poveri. Ora, in realtà c'è molto spesso, come ve lo farò vedere con l'unico grafico che vi mostrerò fra poco, un'importante relazione di complementarità tra migrazioni e commercio internazionale. Quindi le migrazioni stimolano flussi aggiuntivi di commercio internazionale e viceversa. E ripeto, tutte queste cose vanno viste con modelli dinamici, non guardando a bocce ferme che cosa succede quando qualcuno si sposta da qui a qui, ma cercando di capire come questi spostamenti incidono sull'accumulazione di risorse, sul progresso tecnico e sulla sua diffusione. Ma io direi anche sul progresso sociale, visto che non dobbiamo limitarci agli aspetti più crudamente economici della crescita. Io raccontavo queste cose a una classe di studenti canadesi ma di origini italiane qualche anno fa a Vancouver, che è uno dei grandi porti del pianeta. E a un certo punto una ragazza mi ha interrotto. Io leggevo un testo che era carico di paura nei confronti della globalizzazione, scritto di proposito per provocare reazioni. Normalmente quando presento quel testo in Italia tutti stanno zitti e lo trovano persuasivo. Invece questa ragazza alzò la mano e mi disse: professore, scusi, ma perché ci sta dicendo queste cose? Noi qui non abbiamo paura della globalizzazione, abbiamo costruito il nostro benessere sulla globalizzazione e pensiamo che la globalizzazione sia il nostro futuro. Non vogliamo avere paura del nostro futuro. Non ho mai trovato parole più belle di quelle di questa ragazza per commentare questi temi. E aggiungo che, quindi, se io considero l'apertura internazionale come parte essenziale della qualità della vita sociale, quindi quando si dice non basta il PIL, ma dobbiamo misurare il benessere e la felicità, io sono d'accordissimo. L'ingrediente essenziale di questo è l'apertura internazionale, perché sono convinto del valore positivo anche culturale della contaminazione tra tradizioni diverse. Invece sono spaventato dalle ossessioni identitarie, da chi teme di perdere chissà che cosa se confronta i propri valori con quelli degli altri. E ho riperso un po' il filo perché non volevo parlare soltanto di economia. Allora, questo è il grafico. Due minuti in più per spiegarlo. Qui avete un indicatore di cui noi economisti, in particolare chi segue come me l'economia italiana nelle sue relazioni internazionali, parlano molto: la quota di mercato
delle esportazioni italiane sulle esportazioni mondiali. Guardate, ecco, dove c'è scritto mondo, la quarta da destra, nel 2014 le esportazioni italiane rappresentavano il 2,8% delle esportazioni mondiali. Questa è una quota bassa, calcolate che nel 1990 eravamo al 5%. Quindi in un quarto di secolo si è quasi dimezzata, per tante ragioni ora no. Non è la giornata giusta per parlarne, non è questo il motivo per cui ho messo quel numero. L'ho messo per avere un termine di paragone. A sinistra avete alcuni paesi del continente americano e poi ho aggiunto l'Australia. Notate le quote. In Brasile siamo quasi al livello della quota media mondiale, perché siamo al 2,7%. In Argentina siamo intorno al 2,3%, come anche in Australia. In Venezuela siamo al 2,2%. Possono sembrare numeri piccoli, siamo al di sotto del nostro potenziale, che è 2,8. Sono invece numeri enormi. Sono numeri enormi questi. Non è normale avere in paesi così lontani quote così elevate. E vi ho messo per questo dei termini di paragone. In Canada siamo sotto l'1%, e il Canada è più vicino come costi di trasporto. Negli Stati Uniti siamo all'1,7%, in Messico siamo all'1%, ma vi ho messo degli esempi ancora più estremi. In Irlanda siamo all'1,8%. Nei Paesi Bassi siamo sotto il 2%. In Finlandia un po' più su. Questi tre paesi usano l'euro e fanno parte dell'Unione Europea e sono vicinissimi a noi dal punto di vista geografico. Non ci sono barriere da superare, dazi doganali, contingenti e tutte le fanfaluche che si inventano i protezionisti di tutto il mondo, tipo la tutela dell'identità di origine dei prodotti. Malgrado questo, i prodotti italiani manifestano apparentemente una forza competitiva maggiore in Brasile, Argentina, Venezuela, Australia, che in questi mercati vicini. E badate che per esportare in Argentina e in Brasile si devono pagare dazi elevati del 10-15% spesso. Perché? Per l'effetto ritardato, e questa situazione era molto più clamorosa 20 anni fa. La differenza era ancora più marcata. Addirittura in Argentina e in Brasile stavamo sopra la media mondiale. Ma questo è l'effetto ritardato, che ovviamente si spegne lentamente nel tempo, di flussi migratori che sono cessati più di 50 anni fa e che però hanno generato legami culturali, legami sociali, legami produttivi che ancora oggi influiscono sulla geografia delle esportazioni italiane, molto più dei costi di trasporto, molto più dei dazi doganali e di quelle altre grandezze facilmente misurabili che i miei colleghi economisti amano considerare come l'unica spiegazione di tutto, quando non lo è. Ecco, questo è uno dei tanti esempi dei benefici che l'Italia ha tratto dall'esistenza del fenomeno che chiamiamo migrazione. Poi questa è una pagina che scorro velocissimamente, in cui ho sintetizzato le stime. Finora vi ho parlato più di teoria che di dati. Le stime empiriche circolanti sugli effetti realmente accaduti dopo l'aumento delle migrazioni che abbiamo osservato sono raccontati qui. L'effetto sui lavoratori locali c'è, è negativo, questo va detto senza ipocrisia, ma è piccolo, nel senso che si può attribuire alle migrazioni una piccola quota di responsabilità per il fatto che i salari sono sostanzialmente bloccati, ad esempio in Italia, da diversi anni. Perché è piccolo? Perché, come è stato già ricordato, c'è complementarità in gran parte tra i flussi migratori e l'offerta di lavoro italiana, cioè sono settori diversi e qualifiche diverse. Sono invece rilevanti, forse più di quanto esce dai modelli, i benefici che ne traggono le imprese. Ma, sempre secondo queste stime, i benefici maggiori vanno agli immigrati, cioè proprio, e del resto altrimenti non si spiegherebbe questa follia di mettersi su un barcone rischiando la vita per cercare di arrivare in Europa. E anche dalle stime empiriche viene fuori che gli effetti in ogni caso vanno ben oltre quello che accade sul cosiddetto mercato del lavoro.
perché ci sono, cioè, un sistema si adatta a quello che accade in tanti modi diversi. Quando arrivano in una certa area tanti immigrati, spesso la reazione di chi ci vive, piaccia o non piaccia, è quella di cercare lavoro altrove, di allontanarsi dai luoghi a più alta concentrazione di immigrati o dai settori a più alta concentrazione di lavoro immigrato. Altre cose che accadono è che lì dove si concentrano gli immigrati arrivano anche più facilmente altri fattori produttivi, come noi li chiamiamo, cioè altre imprese o altri tipi di lavoro che si integrano bene con il lavoro immigrato. Non si dovrebbe mai dimenticare che qualunque lavoratore è anche un consumatore. Troppo spesso noi pensiamo ai salari soltanto nella prospettiva del costo che determinano delle imprese. I salari sono simultaneamente costo per le imprese e reddito per i lavoratori. Questo vale anche per gli immigrati. Quindi gli immigrati che lavorano e percepiscono un reddito sono consumatori e sostengono la domanda interna. E quindi la domanda di lavoro, perché la domanda interna, la domanda di lavoro dipende dalla domanda interna. Poi le stime empiriche fanno vedere che sì, ci può essere qualche problema di congestione per alcuni beni comuni, gli asili nido, tanto per citarne uno, e questi vanno affrontati, non è che possiamo far finta di non vederli. E fanno vedere anche che, insomma, nelle economie dove sono arrivati più immigrati sono economie che crescono di più anche per una banale ragione di scala. Allora, arrivo alle conclusioni. Complessivamente il mio giudizio sull'analisi economica delle migrazioni è che è ancora inadeguata, è ancora troppo legata a questi modelli statici di equilibrio parziale che sì, certo, portano a dire è un fatto positivo, ma non convincono nessuno. E tuttavia io temo che anche modelli economici fatti meglio, dinamici, di equilibrio generale, con tutto quello che serve, cominciano a circolare, non sarebbero sufficienti a orientare le politiche in un senso diverso da quello che stanno assumendo oggi in Europa. Quello che ci vuole è andare al di là, al di sopra dello sguardo tecnico dell'economista. L'economista ha il dovere di fare i conti e di dire ai governi questa cosa ci costa tanto e dobbiamo trovare le risorse. Però lì si ferma il nostro compito. Dopo dobbiamo lasciare a qualcun altro la responsabilità di prendere la decisione politica. E la decisione politica dipende da considerazioni che non possono essere soltanto economiche. Qui ho riportato una frase famosa di uno scrittore e architetto svizzero, Max Frisch, che si riferiva ovviamente anche ai tanti italiani che sono andati in Svizzera. Eravamo in cerca di braccia, di lavoratori, sono arrivati esseri umani. In due parole è riassunto quasi tutto. Questa è l'ultima pagina. Perché le migrazioni fanno paura? Non dobbiamo far finta di non vederla questa paura o fare un'alzatina di spalle intellettualistica. Ci sono, come ho detto, problemi distributivi importanti, aggravati dalla recessione, per cui si finisce per dare alla globalizzazione e alle migrazioni in particolare colpe che in realtà non hanno niente a che fare con loro, che dipendono da quanto male è stata gestita la politica macroeconomica in Europa, per esempio. E purtroppo questa situazione fa spazio a ideologie nazionaliste e localiste, che è la versione caricaturale del nazionalismo, quelli che vogliono fare le secessioni, che io giudico pericolosi, oltre che essere proprio all'opposto, sono la mia bestia nera, sono all'opposto del mio sistema di valori, sentendomi cittadino del mondo, ma in più sono pericolose, l'abbiamo visto storicamente dove ci portano. Gli anni 30 sono stati gli anni di egemonia culturale del nazionalismo. La crisi economica è stata lunghissima e gravissima e ha posto le basi per la Seconda Guerra Mondiale. Perché? Perché si cercava di scaricare i problemi sullo straniero. E quello si chiamano backward and neighbor policies in inglese. Politiche per impoverire il tuo vicino. La svalutazione è questo, quelli che ritengono la lira. Io non so dove sbattere la testa quando sento questi discorsi. A parte che non serve più a niente, perché le monete che hanno deprezzato sono state tante negli ultimi anni, il beneficio non c'è stato. Una volta c'era, ma era un modo per esportare disoccupazione. E così i muri che stiamo costruendo sono un tentativo di scaricare sugli altri un problema che invece è di tutti.
e c'è chi specula su queste paure. Allora, come vincere la paura? Con esperienze di integrazione positive, che ce ne sono. Dobbiamo imparare a raccontarle, partendo anche dal piccolo, Io ho letto su questo rapporto che in un paesino qui vicino, che si chiama San Pio delle Canne, più di un quarto della popolazione è di origine straniera, che appoggio Vicenze sono il 20%. È su questi laboratori che bisognerebbe lavorare, che possono tra l'altro ridare vita ai borghi spopolati. E in questo c'è una grande responsabilità delle università, anche di quella in cui io lavoro. Noi tante volte ci riempiamo la bocca e facciamo programmi anche ambiziosi e impegnativi per concorrere allo sviluppo economico e sociale della nostra area di riferimento. C'è una cosa in particolare su cui credo che l'università potrebbe svolgere un ruolo prezioso. Le amministrazioni locali spesso sono atterrite dal carico di problemi che deriva dall'immigrazione, non sono attrezzate per affrontarlo in maniera corretta, non sempre, qualche volta, non sto facendo riferimenti a nessuno. L'università dovrebbe svolgere questa funzione, nella sua terza missione ci dovrebbe essere quella di mettersi accanto alle organizzazioni sociali, accanto alle istituzioni, per studiare insieme forme di integrazione degli immigrati che andrebbero a beneficio di tutti e che poi potrebbero essere raccontate a tutti e col tempo scioglierebbero la paura. Per questo ci vuole capacità di leadership da parte della classe dirigente a tutti i livelli, non parlo soltanto dei politici, anche della classe dirigente imprenditoriale, universitaria, delle istituzioni. Io ho idee di sinistra, quindi considero la Merkel un'avversaria, però devo dire, le posizioni che ha preso nei confronti della questione dei profughi meritano il massimo rispetto, le avrei volute sentir prendere da tanti politici italiani che si dicono di sinistra e non hanno il coraggio di dire le stesse cose con la stessa pulizia. I profughi sono benvenuti, punto. Perché non lo dicono? Perché abbiamo paura del terrorismo. Ma se è questo l'argomento, non abbiamo ancora capito che la causa principale del terrorismo e quindi la principale minaccia per la nostra sicurezza non sono i flussi migratori, ma sono proprio ciò che i flussi migratori possono ridurre, vale a dire la grande differenza di reddito tra paesi, il fatto che ci siano ancora, malgrado i progressi, troppi poveri nel mondo. È tutto. Ringrazio di cuore il professor Leni mio padre, perché ci ha dato una dimostrazione, benché in uno spazio ristretto, sia di tempo sia di luogo, che l'economia quando vuole sa non essere una scienza triste, diciamo, e che soprattutto per quanto il contenuto tecnico della comunicazione sia stato preservato, ci ha mostrato anche una questione di stile, e cioè che lo scienziato sociale, in genere non espone la sua metafisica influente, chiamiamola così, se volete, la del Tranchant, espone un pensiero che in genere noi raccogliamo come scientifico, quindi come vero, come forse. Tutto l'intervento del professor De Padre è andato contro questa visione. Chi se ne è accorto, chi non se ne è accorto. A me è sembrato piuttosto esplosivo e lo ringrazio per questo. Bene, ora cedo la parola al mio collega, professor Alessandro Vaccarelli, che è un pedagogista della nostra università e che da anni si occupa di immigrazione e di intercultura, e oggi declinerà queste sue competenze in relazione al settore educativo e formativo della scuola e dell'università. Prego. Buonasera a tutti, intanto un ringraziamento al collega Luigi Gaffuri, al Centro di Ricerche
che cura annualmente questo preziosissimo strumento, che è l'ossia statistico, al quale sono veramente molto affezionato, perché è dagli anni 90 che non perdo un numero del dossier statistico. È stato uno strumento di crescita scientifica e continua ad esserlo, importantissimo. Allora, il titolo del mio intervento è Cittadini stranieri e cultura nella scuola e nell'università. Metto subito dopo un riferimento a Magritte, al suo quadro Il tradimento delle immagini del 1929, in cui si dice: questa non è una pipa. Ora, apparentemente tra il titolo del mio intervento e l'immagine che segue non c'è nessun collegamento, ma spiego già da subito questo collegamento. Quindi al di là di quello che ci possiamo aspettare, no, dal titolo assegnato, mi sono mosso in una direzione che non vuole prioritariamente riferire né dati sulle presenze degli stranieri, degli studenti stranieri nella scuola e nell'università, né dati sulle dinamiche relative a queste presenze, abbandono scolastico, dispersione, che sappiamo essere problemi anche abbastanza emergenti all'interno del sistema formativo. Per questi dati io rimando a questo strumento prezioso che è il dossier statistico, che è esauriente, consente un buon livello di approfondimento e quindi lancerei, diciamo, il messaggio della lettura. Però voglio usare i dati del dossier come punto di arrivo piuttosto che come punto di partenza del mio discorso. Quindi che cosa farò? Riporterò i risultati di una ricerca condotta su 167 studentesse e studenti di primo anno, solo di primo anno, di alcuni corsi del Dipartimento di Scienze Umane, quindi formazione primaria, servizio sociale, corso per educatori, qualcuno dell'area lettere, qualcuno anche dell'area psicologica di fuori dipartimento. Questa ricerca ha voluto raggiungere, diciamo, tre macro obiettivi distinti. Uno, cogliere le rappresentazioni sociali sull'immigrazione, e qui ci iniziamo a chiarire il perché di questa scelta, di questa opera, di questa immagine. Entriamo nel vivo del tema rappresentazioni. Magritte ci dice: questa non è una pipa, questa è la rappresentazione di una pipa, che è cosa ben diversa. E quindi queste rappresentazioni in chi? Anche questo è molto importante, eh? In futuri educatori, quindi futuri insegnanti di scuola primaria, dell'infanzia, della scuola media, della scuola superiore, assistenti sociali, psicologi, figure quindi che potrebbero, dovrebbero avere buone sensibilità sociali, e le hanno nonostante le rappresentazioni, correlate però anche ad adeguate conoscenze sul mondo dell'immigrazione. E questo mi interessa come pedagogista, anche perché, ecco, l'intercultura forse è vero che passa molto spesso prima di tutto come discorso da rivolgere agli italiani, no? Che più che come discorso, pratica, pensata e destinata solo e soltanto per l'alunno di origine straniera. Cioè, mi interessava anche verificare a questo punto quanto all'interno di un intero ciclo scolastico, studentesse di primo anno, no? Soggetti provenienti per lo più da una formazione di tipo liceale ricevono dalla scuola una conoscenza del fenomeno migratorio. Terzo punto è stato quello, terzo obiettivo, quello di avviare con loro percorsi di decostruzione pedagogica, quindi percorsi riferiti alle loro rappresentazioni, conoscenze ingenue e conoscenze di senso comune, anche poi attraverso l'aiuto di uno strumento, cioè il dossier statistico, che oltre ad essere uno strumento scientifico, dal mio punto di vista è anche un utilissimo strumento didattico, utilizzabile quindi in ambito accademico ma anche in ambito scolastico, se pensiamo alla scuola.
alla scuola secondaria. Ora, il tema delle rappresentazioni sociali ci interessa molto come pedagogisti e come interculturalisti, quando affrontiamo non soltanto le questioni di merito che rimandano al dibattito sui pregiudizi e sulla costruzione delle categorie delle rappresentazioni degli immigrati, ma anche delle migrazioni, della società multiculturale, ma anche quando ci poniamo di fatto il problema metodologico della loro decostruzione. Dobbiamo sempre partire da queste rappresentazioni. Il professor Iapadre già ha ricordato come oggi il discorso sociale è un discorso che costruisce un'idea, un immaginario, una rappresentazione dell'immigrazione su alcuni timori, alcune paure, alcune sensazioni. Pensiamo alla vecchia formulazione che ancora oggi, secondo me, forse ancora di più, regge dal punto di vista teorico ed empirico, la sindrome d'assedio, la sindrome d'invasione, ma anche pensiamo a un discorso sociale tutto orientato a, come dire, consolidare nell'opinione pubblica questa idea di verità del paradigma trappola dello scontro delle civiltà, che oggi in un'Europa che ha vissuto i fatti di Parigi, in un'Europa che ha vissuto il post Parigi, ma anche in un'Europa che guarda, no, a poco distante da se stessa, è un discorso che si ripresenta molto spesso come un discorso più o meno esplicito e più o meno strisciante. Bene, allora io mi sono chiesto che cosa pensano i nostri studenti e le nostre studentesse, o meglio, che cosa sanno dell'immigrazione. Allora, noi oggi sappiamo dai dati statistici, i dati del dossier, quindi una rappresentazione essa stessa, una rappresentazione statistica, che quindi è quella che più si avvicina alla realtà, la presenza di stranieri in Italia si aggira all'8,2%. All'interno di questa popolazione noi troviamo un 52,7% di donne. Quanti sono gli immigrati? Ecco, nel questionario che ho somministrato era contenuta questa semplicissima domanda: quanti sono secondo te gli immigrati e quanto pesano percentualmente? Ecco, un dato veramente significativo per quanto mi riguarda è che persone di 19-20 anni che escono da una scuola soprattutto di tipo liceale, liceo pedagogico, liceo scientifico, liceo delle scienze sociali e delle scienze umane rispondano 35,5%. Naturalmente questa è una stima media, che no, è la media di tutte le stime date dai ragazzi, cosa che ci fa intuire sin da subito che probabilmente questo discorso sociale veicolato dai mass media, veicolato dalla conversazione quotidiana che si ha in ambienti, in contesti più o meno formali, non controllato minimamente, e qui ci metto un punto di domanda, ma forse è una domanda retorica, dalla scuola, che magari parla di intercultura, parla di diversità, parla a livello di precetti, ma non favorisce una conoscenza dimensionale del fenomeno. Le dimensioni quantitative e poi le dimensioni qualitative, no? Quando si va a chiedere quante sono le donne, anche qui, insomma, i dati la dicono lunga. Perché se noi oggi sappiamo che questa immigrazione, questo universo migratorio, è un universo migratorio che molto si esprime al femminile, quantitativamente 52,7%, ma anche qualitativamente sotto molti altri punti di vista, no? Se pensiamo anche alle donne come avanguardie
di certi gruppi, no? Quindi migrazioni, gruppi caratterizzati proprio da una migrazione femminile. Vediamo che nel nostro campione, che è un campione rappresentativo, la stima è la stima media del 41,2%. Quindi anche qui c'è da interrogarsi un po', sì, probabilmente lavora ancora nell'immaginario questa idea classica, questa figura classica dell'immigrato come soggetto maschile, analfabeta e fondamentalmente solo, no? Almeno nel viaggio e nell'avvio del progetto migratorio. Ma può pesare anche, diciamo così, un discorso sociale che ancora una volta parla di immigrati, lo fa al negativo, no? Sottolineando, quindi costruendo dentro la categoria immigrazione una rappresentazione abbastanza ben definita. Altro dato interessante rimanda alla domanda: quanti sono gli studenti immigrati nella scuola italiana, che è il tema del mio contributo, se vogliamo. Il dato reale, sia statistico, ci dice che in Italia, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria superiore, noi abbiamo un 9,2% di studenti di cittadinanza non italiana, che significa poi tante cose, perché ci sono le prime generazioni, perché ci sono le seconde generazioni, ci sono delle dinamiche particolari per cui appunto abbandoni, dispersione, troviamo dei tassi sicuramente molto più elevati rispetto alla popolazione italiana, troviamo anche delle scelte vocazionali diverse, e spesso insomma anche su quello dobbiamo interrogarci. Ebbene, il nostro campione ci dice: nella scuola italiana troviamo un 27,9% di immigrati. Ora, questo dato, che si assottiglia di poco, di 6 punti percentuali rispetto a quello precedente, ma è lo stesso molto molto interessante, perché qui non solo ritorna il discorso della paura, non solo ritorna il discorso della sindrome d'assedio, non solo ritorna il discorso di una eventuale competizione di carattere economico. Il punto forte di questa domanda è: perché studenti che hanno fatto un intero ciclo non hanno usato la loro esperienza sociale di studenti della scuola italiana per fare mente locale rispetto ad un fenomeno come quello della presenza di studenti stranieri? Voglio dire, mi viene da pensare che tutti questi, diciamo, tutte queste costruzioni delle paure, tutte queste costruzioni sociali delle paure, di fatto vanno ad annullare la stessa qualità dell'esperienza sociale, quella che faccio ogni giorno, perché poi chiedi alle stesse persone: ma guardiamoci intorno, quanti stranieri ci sono, quanti immigrati ci sono? E allora, no, subentra una sorta di destabilizzazione cognitiva che inizia a far riflettere. Altro discorso: si è chiesto al campione di riferire e di mettere nell'ordine di graduatoria le prime 5 comunità presenti in Italia. Anche su questo, diciamo che le rappresentazioni che emergono riflettono ancora una volta molto questo discorso sociale di paura, perché se noi vediamo, ok, la Romania, l'Albania, il Marocco e la Cina vengono individuate mediamente, no, da una buona parte delle persone tra le prime 4 comunità. Soggetti di provenienza ucraina, che rappresentano la 5ª comunità presente, vengono assolutamente sottostimati. Anche qui mi chiedo: è una presenza forse soprattutto al femminile? È una presenza forse che
mimetizza di più per i tratti somatici, è una presenza che non cade più di tanto all'occhio e quindi non viene in qualche modo assimilata, no? All'universo migratorio e alle componenti più significative dal punto di vista numerico e quantitativo. I dati ci dicono inoltre che tutte le altre nazionalità scelte dal campione portano ad una rappresentazione di questo tipo. Noi troviamo un'iper rappresentazione di comunità che occupano livelli molto bassi, no? Posizioni molto basse della graduatoria delle presenze straniere in Italia. La Siria, guarda caso, che si trova al 67° posto, viene percepita dal gruppo come una delle comunità più numerose in Italia. Guarda caso la Libia, guarda caso la Turchia, guarda caso l'Algeria, quindi tutte quelle parole calde che i telegiornali, no, costantemente riempiono, no, di significati, di paure, senza poi effettivamente dare una reale conoscenza. Significativo anche che nell'iper rappresentazione vengano utilizzate dal campione espressioni, etichette come africani ed arabi. Anche in questo caso potremmo fare delle interessantissime riflessioni, perché appunto mi sembra che questo termine, questa etichetta africano, sia un'etichetta molto poco neutra, già che non diciamo mai un bambino europeo, diciamo un bambino africano, sì, ma un bambino europeo o è francese o è inglese o albanese o viceversa. Lo stesso rispetto alla parola arabi, no, ci dobbiamo interrogare rispetto a tutto quello che possiamo pensare rispetto al paradigma appunto dello scontro delle civiltà. Le comunità ipo rappresentate quali sono? Paesi del Sud America non se ne parla quasi per niente, no? Quando poi abbiamo una buona presenza di sudamericani, la Moldavia, l'Ucraina, le Filippine, di nuovo molto la componente femminile che non viene raccolta proprio, no, dalla percezione comune. Un'altra domanda, ecco, per questa domanda diciamo che io ho cercato di capire e studiare soprattutto i modi di categorizzare l'immigrazione, quindi i modi attraverso cui le persone al tempo stesso percepiscono questo oggetto sociale e al tempo stesso lo definiscono, fornendone appunto una definizione che però deve avere evidentemente dei parametri di riferimento. Ora, sono state date ai soggetti alcune situazioni tipo. La domanda era: puoi dirci se in ognuno dei casi elencati ci troviamo di fronte ad un immigrato oppure no? E quindi un pizzaiolo egiziano che ha preso la cittadinanza italiana, e quindi una lettrice statunitense di lingua inglese all'università, e quindi un rom residente a Pescara che non è un immigrato, e quindi una famiglia di profughi siriani, e quindi un muratore albanese residente a Roma. Anche qui tutte queste domande sono state costruite tenendo conto di alcune categorie, di alcune nozioni: la nozione di genere, la nozione di classe sociale, la nozione anche di etnia, passatemelo, no, definita soprattutto attraverso la nazionalità. Anche in questo caso noi vediamo che questo oggetto sociale
viene letto, interpretato, filtrato sotto questa lente deformante che nella misura in cui ingrandisce il fenomeno, perché l'abbiamo visto precedentemente, si trova anche a deformarlo significativamente, a deformarlo anche nei suoi contenuti e nelle sue possibilità definitorie. La categoria immigrato, in linea con quanto dice la letteratura scientifica, è una categoria effettivamente che non ha nessuna valenza neutra, non è la parola immigrato che troviamo sul dizionario della lingua italiana. Si costruisce a partire da precise forme di categorizzazione attraverso cui tante persone vengono percepite come migranti, a partire dalla classe sociale, a partire dall'etnia, prima di tutto, e tante altre non vengono percepite come migranti e si preferisce utilizzare magari la parola straniero, no? E allora vediamo che il venditore ambulante senegalese inequivocabilmente è un immigrato per il gruppo studiato, ma da musicista francese residente a Milano già, no, pone qualche problema, perché non viene percepita come un'immigrata. Il pizzaiolo egiziano che ha preso la cittadinanza italiana viene ancora considerato immigrato da più del 40% delle persone. Singolare anche il caso dei Rom, no? Dei Rom residenti a Pescara, che non sono una realtà lontana, ma una realtà che, no, chi abita, chi vive e cresce in Abruzzo conosce bene, a cui è abituato. E chiudo con questi ulteriori dati che, diciamo, ci fanno anche riflettere sul ruolo della scuola e sul ruolo dell'università a questo punto, no? I soggetti ci riferiscono di essere culturalmente aperti, con una scala, una votazione media di un punteggio medio di 7 punti, solidali con gli immigrati, ma già quando andiamo a chiedere il loro grado di timore, la loro paura sociale basata su motivazioni economiche o su motivazioni politiche, già questo, no, senso di apertura e questo senso di gradimento inizia a venire meno. Alla domanda quanto ti ha informato la scuola, troviamo che la scuola ha informato pochissimo. La scuola non ha passato informazioni sull'immigrazione, e qui io ripeto il mio sospetto, conoscendo molto bene il mondo della scuola, è che comunque si faccia intercultura, o comunque in qualche modo qualche percorso si faccia, ma si fa al di sopra di questo mondo, no? Che è un mondo fatto di persone, un mondo fatto di soggetti, no? È un mondo che non si può edulcorare solo e soltanto con la retorica della diversità, ma che è fatto di economia, che è fatto di lavoro, che è fatto di fatiche, che è fatto di mille aspetti che riguardano la vita umana, come ci ricordava appunto Max Frisch. E quanto ti reputi informato? Ecco, vediamo che qui i soggetti, no, hanno una percezione piuttosto realistica del loro basso livello di informazione. Alla voce molto non troviamo nessun soggetto, no, che risponde. Io non mi dilungo oltre, voglio soltanto dire, questo mi ricollego a tutto quello che è stato detto finora, quanto appunto la conoscenza dell'immigrazione possa essere un fattore decisivo, di base, no? Per partire per qualsiasi percorso di decostruzione pedagogica.
ma una ricostruzione pedagogica che secondo me dovrebbe sempre poi prendere avvio dalla sperimentazione di momenti di dissonanza cognitiva anche in aula nel momento didattico, perché sono quelli che forse riescono a far riflettere meglio i nostri studenti nelle aule scolastiche che nelle aule accademiche. Grazie. Che non essendosi, come dire, adagiato sulla presentazione di questo volume, questo dossier, che però ha ritenuto essere uno strumento essenziale degli anni 90, del Novecento, ha però mostrato come a partire dai dati che si presuppongono conosciuti e noti, in realtà proprio in un campione sociale che è specificamente inserito nel nostro contesto universitario, si mostra come effettivamente la percezione di questo fenomeno sia perlomeno distorta. E questo ovviamente dovete immaginare che nel senso comune, dove il livello di istruzione può essere più basso rispetto a quello che voi coltivate, questi pregiudizi possono avere una cassa di risonanza ancora più importante. E quindi il lavoro dei dati, che è un lavoro di sobrietà, è un lavoro che aiuta a evitare le ideologie estreme sia da un lato sia dall'altro, vuol dire viene in aiuto all'iniziativa che stiamo portando avanti oggi come bene. A questo punto cedo la parola alla professoressa Fabiana D'Ascenzo, che è geografa e insegna nella nostra università, e ci parlerà dei migranti africani, anche in relazione critica al tema scottante degli sbarchi del Mediterraneo. Le cedo la parola, grazie. Buonasera, grazie per avermi invitata, grazie per queste belle relazioni che ho ascoltato finora. Allora, Io con il mio contributo vorrei trattare intanto offrire una panoramica che sarà inevitabilmente riduttiva sulle migrazioni africane, e in un secondo momento, nella seconda parte della mia presentazione, vorrei ricollegarmi al ruolo del Mediterraneo e alle questioni quanto mai attuali degli sbarchi nel Mediterraneo, anche mediante un excursus che prendere un po' in considerazione utilizzando i dati anche dello scorso dossier, che prende in considerazione gli ultimi 15-20 anni, 17 anni per la precisione, e poi fino ad arrivare alla fine alla situazione attuale. Ora, generalmente quando si parla di migrazioni africane si tende a considerare per migrazioni africane, per mobilità africana, le relazioni che il continente africano ha con l'esterno. Non si prende nella dovuta considerazione in conto il fatto che tutti i movimenti che avvengono all'interno del continente africano, che non sono poca cosa naturalmente, per questo è irrimediabilmente riduttivo quello che io andrò a trattare, sono migrazioni internazionali a tutti gli effetti. Noi tendiamo a considerare migrazione internazionale generalmente solo ciò che avviene nelle nostre coste, ciò che avviene nelle nostre città, quindi anche in questo caso è un tentativo di decostruire alcune terminologie che usiamo in maniera inappropriata, perché dietro questo assunto apparentemente di per sé banale in realtà si cela una visione autocentrata quantomeno del fenomeno, per non dire etnocentrica, per non toccare, diciamo, termini ormai entrati un po' in disuso, ma che tuttavia sono attualissimi. E, di fatto noi sappiamo da dati relativi al 2013 che di 31 milioni di africani espatriati il 49%, in una percentuale che sfiora la metà, si sposta all'interno del continente.
Di quel 51% rimanente, circa 9 milioni scelgono l'Europa, circa 4 milioni e mezzo scelgono l'Asia e circa 2 milioni prediligono gli Stati Uniti. Per vedere la situazione del continente africano è inevitabile almeno una prima macro divisione in tre macro areali. Il primo, quello del quale abbiamo, io ci tengo molto a sottolineare la difficoltà del continente Africa, perché chi minimamente l'Africa la studia sa benissimo di quale mosaico complicatissimo si sta parlando, e quindi ridurre appunto Crelli, sia diceva, gli africani. La stessa cosa vale nel momento in cui si va a trattare le migrazioni internazionali africane, si ripropongono questi problemi: quali africani, quale Africa, quale reale, quali paesi, quali conflitti esattamente. Nell'ECOWAS, l'Economic Community of West African States, che riguarda principalmente i paesi dell'Africa occidentale, l'84% dei movimenti migratori è diretto verso paesi nello stesso areale. Quindi queste persone migrano in realtà con uno scambio di persone, si tratta principalmente di migrazioni per lavoro in questo areale. La Costa d'Avorio è il bastione dell'accoglienza dei migrati, questi dati sono relativi al 2010, quelli sotto. La Costa d'Avorio nel 2010 ospitava 2.500.000 africani con un'incidenza immigrati, diciamo, che poi siano principalmente del paese africano, del continente, con un'incidenza dell'11,2% sulla popolazione locale. E principalmente si tratta di Burkinabè, ma diciamo che confluiscono nella Costa d'Avorio tutti i paesi limitrofi, quindi ecco, li vedete nella carta: Liberia, Sierra Leone, Ghana, sono poi questi paesi che migrano appunto nell'areale. Il Ghana è il secondo paese per accoglienza, con 1.852.000 migranti, un'incidenza pari al 7,6%. Segue la Nigeria, con un'incidenza di gran lunga inferiore, ma sappiamo anche bene di quale carico demografico stiamo parlando, e la Nigeria ospitava nel 2010 1.127.000 immigrati, e da ultimo il Burkina Faso, con poco più di 1 milione. Quello che è il ruolo rivestito dalla Costa d'Avorio nella reale ECOWAS lo copre il Sudafrica e l'Africa australe. Il Sudafrica è un altro bastione nell'accoglienza degli immigrati, in particolare Sudafrica Post Apartheid, che è tra l'altro un polo d'attrazione per l'intero continente, sicuramente per la reale del centro Africa e dell'Africa australe, perché costituisce il terzo polo d'attrazione per gli emigrati nel continente africano dopo la Costa d'Avorio, della quale abbiamo appena parlato, del Ghana, che si trova al secondo posto. Va poi considerato un paese in economia crescente che è l'Angola. Molti emigranti scelgono l'Angola per lavorare oggi. Ci sono poi tutta una serie di scambi di popolazione, quindi quote di emigrati importanti nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica del Congo, Congo Brazzaville, Chad, Gabon. Mentre per quanto riguarda l'Africa, la situazione dell'Africa orientale, va tenuto presente il fatto che qui il discorso slitta inevitabilmente sulle migrazioni forzate, perché questi paesi, e faccio riferimento in particolare al Kenya, all'Etiopia, allo stesso Mozambico, si sono fatti carico negli anni passati e nell'attualità degli enormi campi profughi di cui poi spesso abbiamo avuto qualche visione notturna probabilmente dai mass media, e questo per accogliere tutti gli sfollati, tutti soprattutto i rifugiati che provenivano dagli altri paesi in guerra. Sono aree, chiaramente, basta pensare all'est della Repubblica Democratica del Congo, o basta pensare agli enormi campi profughi del Kenya, ma anche dell'Etiopia. In più ci sono tutti i flussi sud-nord, cioè tutte quelle migrazioni che sono dirette verso l'Africa settentrionale, non necessariamente pensando al Mediterraneo. Non è detto che chi vada in Tunisia o in Marocco a cercare lavoro debba poi venire in Italia o pensi di emigrare e di attraversare il Mediterraneo. Quindi sono semplicemente migrazioni internazionali interne al continente africano. Questi paesi del Nord Africa, particolarmente prima delle primavere arabe, avevano enormi quote di immigrati provenienti dai paesi del centro Africa e dagli altri paesi dell'Africa, che lavoravano nell'agricoltura, che lavoravano nell'edilizia, che svolgevano semplicemente attività lavorative.
torniamo, e farò un focus sull'Italia, torniamo a quei 9 milioni circa che scelgono l'Europa, ci focalizziamo un attimo sulle presenze e sulle nazionalità e sulla distribuzione. Attualmente in Italia la cifra di africani presenti supera di poco il milione, sono concentrati per 2/3 nelle regioni del nord e con percentuali di gran lunga inferiori nel centro e nel mezzogiorno. Le prime regioni per presenza, vedete qui, 4 su 5 sono del nord, quindi Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lazio, con delle differenziazioni poi da nazionalità a nazionalità, quindi questa è una piccola graduatoria delle regioni tenendo in considerazione l'Africa nella sua totalità. Se andiamo a vedere dove sono i marocchini, dove sono i ghanesi, cambia completamente o quasi, perché comunque sono al nord nell'Africa. Queste sono le prime 10 nazionalità africane presenti in Italia. Anche qui la più grande è quella del Marocco, con 449.058, quindi quasi 500.000 presenze, e per arrivare all'Africa subsahariana dobbiamo scendere al quarto posto. Quindi principalmente le prime tre, diciamo le prime tre nazionalità sono dell'Africa del Nord. La metà, più della metà di queste presenze risultano ufficialmente essere occupate principalmente nei servizi, nell'industria e nell'agricoltura. Ora, per trattare invece la questione mediterranea, la questione flussi, è inevitabile uno slittamento di categoria. Se finora abbiamo parlato delle migrazioni cosiddette ufficiali o regolari, dobbiamo adesso prendere in considerazione le migrazioni cosiddette irregolari, un termine che io utilizzerò per comodità terminologica, per comodità comunicativa, ma che mi piacerebbe mantenere virgolettato, perché cosa è lecito, cosa è regolare, cosa è irregolare, insomma sono concetti perniciosi, visto che finora diverse persone hanno smantellato alcune raccomandazioni, anche terminologie inadeguate, io ci metterei dentro anche queste due, insomma. Bisogna sempre vedere chi è irregolare rispetto a cosa e che cosa ci costringe a una condizione di irregolarità, semplicemente quanto certe leggi siano irregolari. Per quanto riguarda, dicevo, i flussi africani nel Mediterraneo, sappiamo che con l'aumento dei flussi negli anni 90, con il controllo delle frontiere esterne dell'area Schengen e con gli accordi dell'ISA, del sistema, diciamo, di controllo tra i paesi aderenti a Schengen, c'è stata una crescita di migrazioni cosiddette irregolari. Perché? Perché è diventato più difficile migrare regolarmente, molto banalmente. L'Italia vuole per la centralità della sua posizione, vuoi per i suoi 7.458 km di frontiera marittima, ha dovuto occuparsi per oltre 15 anni di questi sbarchi insieme ad altri paesi del nuovo Mediterraneo, cito soltanto Spagna e Grecia. Vediamo quale è stato, per tappe salienti e per cifre salienti, l'iter in questi anni. Allora, nel 1998 in Sicilia sono arrivati 8.828 persone, di queste solo a Lampedusa ne sono arrivate 2.680. 4 anni dopo il numero ha lievita, direi, a 18.225, e a Lampedusa diventano 9.000, solo a Lampedusa di questi 18.225 ne arrivano 9.669. Più o meno negli stessi anni in Spagna c'era la rotta, c'è ancora, ma era più battuta allora, Canarie-Spagna. Nel triennio 2001-2003, che è un po' il triennio nel quale vengono letteralmente prese d'assalto le enclave spagnole in terra marocchina di Ceuta e Melilla, arrivano 19.176 persone via mare. La Spagna risponde con il SIVE, con il Sistema Integrale di Vigilanza Esterna, e comincia a presidiare Gibilterra. Questo porta a una flessione degli sbarchi in Spagna, ma a un incremento negli anni successivi immediatamente degli sbarchi in Sicilia, per ovvi motivi, perché ci sono delle riconversioni se la gente deve partire parte, quindi semplicemente cambia rotta. Nel 2005 in Sicilia arrivano 22.939 persone, nel 2006 21.400 persone, ma il 2006 è un anno record anche in Spagna. Quindi nonostante il SIVE, in Spagna nel 2006 arrivano 39.180 persone. A questo punto la Spagna opta per gli accordi bilaterali con i paesi implicati
si tratta soprattutto di Senegal, Mauritania, Marocco, e sono accordi bilaterali di pulizia e di riammissione che hanno un esito sul piano oggettivo, diciamo, buono, sempre riguardando, perché da quel momento il picco scende, la Spagna non avrà più queste cifre, diciamo, pur essendo chiaramente sempre impiccata. Nel 2008 invece l'anno record riguarda l'Italia, con 36.951 sbarchi, dei quali solo a Lampedusa 30.000, oltre i 30.000. È questo l'anno del trattato di amicizia e partenariato e cooperazione del governo Berlusconi con Gheddafi. Sappiamo poi che le cose sono state stravolte dalle primavere arabe e da tutto il resto. Le nazionalità in quell'anno erano fondamentalmente, per ciò che concerne l'Italia, nazionalità subsahariane. Quindi Nigeria, Somalia, Eritrea, Egitto, vabbè Egitto non naturalmente Algeria neanche, però insomma c'era una presenza subsahariana molto forte. In Grecia, la Grecia la vedete tutti i giorni più o meno, dal 2006-2008, da quel biennio là, comincia a dover affrontare queste ondate di sbarchi enormi, anche lei entra nel programma Frontex in quel biennio con Poseidon per presidiare il confine marittimo, di fatto però insomma non decrescono questi flussi, soprattutto dal 2012-2013 ad oggi, e vedremo tra poco perché, ma prima di mostrare questo crinale che è stato il 2011 e arrivare alla situazione attuale, io vorrei farvi vedere un attimo le rotte, sia le transahariane, molto sommariamente anche qui, perché anche qui stiamo parlando di tragitti cangianti, abbastanza diciamo, perché a seconda di quello che avviene, delle condizioni della politica interna, degli stati e di tutto quanto, insomma questi tragitti cambiano anche naturalmente a seconda delle politiche bilaterali, è il caso della Spagna, questa rotta qui che vedete, la rotta costiera diretta in Spagna via Canarie, questa carta la chiama chiusa, non è proprio del tutto chiusa, però insomma è chiaro che non è una delle più battute oggi come oggi. La rotta occidentale è quella giallo-verde, questa qui, che via Bamako e via Gao attraverso il Mali e via Tamarassé attraverso l'Algeria si dirigeva in Libia, si dirige in Libia convogliando tutto un bacino di utenza che è quello dell'Africa occidentale, fondamentalmente paesi come Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Liberia e quant'altro. La rotta transahariana centrale che convoglia invece paesi come la Nigeria, Togo, Benin, Ghana, e via Agadez e Niger si dirige nuovamente in Libia. E la rotta, la traiettoria, più che rotta transahariana, che invece riguarda tutto il Corno d'Africa, quindi tutti i paesi del Corno d'Africa più paesi limitrofi, quelli di cui parlavamo prima. A questo risponde, in linea di massima rispondono le rotte mediterranee, da una parte quella occidentale che guarda verso la Spagna, meno battuta, abbiamo detto, da una parte quella del Mediterraneo centrale, le partenze principalmente dalla Libia, ma anche in minor misura dall'Egitto e dalla Tunisia, e quella orientale, che è quella della quale oggi sentiamo parlare più spesso, causa principale la Siria, che fa riferimento alla Turchia e alle isole greche, vicino alla Turchia, alla Grecia, eccetera. Il 2011, dicevo, è stato questo anno cruciale, molto importante, perché nel 2011 ci sono state una serie di grandi coincidenze geopolitiche, per cui primavera araba, guerra in Libia, l'inizio del conflitto con la Siria, ma a tutto ciò bisogna non aggiungere, cioè non bisogna dimenticare, bisogna aggiungere tutti gli altri conflitti che erano o già iniziati o che di lì a poco si sarebbero accesi o riaccesi. Io ho messo i puntini di sospensione perché onestamente non ho il controllo sul mondo intero, ma vi garantisco che ormai l'Africa è una polveriera, e quindi ho citato un vecchio conflitto mai sopito, che è quello dell'est della Repubblica Democratica del Congo, ma il Centro Africa sapete bene tutte le fazioni negli ultimi anni, il Mali, ci sono stati problemi in Mali, quindi l'Eritrea, la Somalia, l'Afghanistan, una guerra che era iniziata diversi anni prima, tutti questi conflitti, tutte queste persone che sono fuggite da questi conflitti, dove le mettiamo? Queste persone generalmente non bisogna immaginare che una persona, un subsahariano, parta dal conflitto e venga in Europa. Questo è un altro mito che purtroppo gira
respira nell'aria talvolta. Dal conflitto all'Europa spesso ci sono anni di permanenza in un campo profughi o anni di permanenza in un paese limitrofo. Generalmente una persona lascia il proprio paese, ma basta uno sforzo di immedesimazione minimo per arrivare a comprendere queste cose. Una persona lascia il proprio paese con la speranza di rientrare più presto nel proprio paese. È difficile abbandonare, pensa del terremoto semplicemente, è difficile l'idea di partire pensando non torno a casa. Uno parte da casa, fosse anche la guerra più catastrofica, con la speranza di rientrare a casa. Quindi si stanzia in un campo profughi in cerca di un programma di protezione di qualcosa, o in un paese limitrofo nella speranza più presto di rientrare. Quando queste speranze di vita regolare, di vita normale, vengono a decadere dopo diverso tempo, si opta eventualmente per un secondo, terzo, quarto, quinto viaggio. Quindi quando non posso più portare i bambini a scuola, quando non riesco a lavorare, sono anni che non lavoro, sono vivo come una meba in un campo profugo. E quindi sono un po' queste le situazioni. Pensate per esempio semplicemente a tutti gli africani emigrati nei paesi del Nord Africa, quello che dicevamo prima, alla guerra in Libia e a come possono aver vissuto le persone immigrate semplicemente che lavoravano lì. È chiaro che se una persona ha un'occasione di imbarco si imbarca. Ora in Italia, tra il 1000, per tornare a qualche cifra, tra il 1999 e il 2014 ci sono stati 553.868 sbarchi. Solo nel 2015 gli sbarchi sono stati 140.000, le nazionalità, come vedete, ci sono di nuovo delle nazionalità africane, c'è naturalmente una quota di siriani. Trovo doveroso citare questo dato dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni sulla Grecia, perché nello stesso anno, nel 2015 appunto, in Grecia ne sono arrivati 820.000 in Grecia, un paese che sappiamo in quale condizioni si trova, peraltro in buona compagnia dell'Italia. Le morti in mare naturalmente aumentano e quindi le morti in mare delle quali si ha notizia tra il 2000 e il 2013 sono 23.598. A queste bisogna aggiungere quelle 2.223 del 2014 e quelle dei primi 9 mesi e mezzo cui fa riferimento il dossier del 2015, che sono 2.812, quindi siamo sull'ordine dei 28.000 passi. L'OIM nel 2015 ci riferisce tra morti e dispersi, dispersi dei quali possiamo ben immaginare, abbiamo notizia o dai superstiti o dai familiari che ci fanno sapere che qualcuno è partito. L'OIM ci parla di solo nel 2015 3.695 persone. Inoltre aggiungo, bisogna considerare anche tutti i naufragi dei quali non sappiamo niente e dei quali non sapremo mai niente, cioè non sappiamo quindi minimamente neanche quanti sono. A questo punto cosa aggiungere? Io vorrei concludere con una osservazione brevissima che ha a mio avviso a che vedere con la dimensione del paradosso, ed è il paradosso del mare, di questo mare, che è il mare Mediterraneo, del Mare Nostrum e delle nostre comuni radici culturali, perché oggi il Mediterraneo è un mare che è lecito trivellare, ma che pretendiamo sia lecito attraversare. E con questo vi ringrazio. Intervento che lavora a favore della consapevolezza, e mi limito solo a fare due brevi osservazioni, poi andiamo verso la chiusura, perché credo che abbiamo usato molto tempo tra quello che abbiamo tutti a disposizione a partire da cosa. La prima questione è che sul piano terminologico, dal punto di vista europeo, diciamo così, che è quello nostro, gli immigrati sono tali, se possiamo chiamarli così, quando cominciano ad attraversare un confine europeo. Intanto che stanno in Africa e attraversano confini, a qualche titolo non ci riguardano. E questo è importante segnalare. E abbiamo visto che il 50% almeno della migrazione africana sta in Africa, non in Europa. Seconda cosa.
Fabiana D'Ascenzo ci ha introdotto ad un altro tema che non è esplicito, ma che può consentirmi di porre una domanda banale e che va incontro anche a quanto ha detto Lelio Iaparra nelle prime battute del suo intervento. Visto che un viaggio coi barconi costa tanto, economicamente, costa tanto in termini di vite umane e di rischi, come mai questi migranti non prendono l'aereo che costa meno, è più sicuro? Ve lo siete mai chiesto una domanda? Perché non possono, ha detto un tal pubblico. Perché? Perché con l'aereo si verificano i visti di ingresso, con i barconi no. Allora, se si accogliesse l'idea, che non è stata citata nemmeno del tutto, esposta dal professor Iaparra, questi problemi non ci sarebbero. Mi fermo qua e do la parola al dottor Rando Devole, che è, nonostante il nome e il cognome, è un cittadino albanese, quindi è un, tra virgolette, un immigrato, ma che per i suoi studi sociologici e per il suo impegno sindacale a favore degli immigrati ha ottenuto dal Presidente della Repubblica il conferimento dell'onorificenza di commendatore dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. E vi cedo la parola, prego. Grazie. Io non potevo sperare meglio, insomma, ma poi secondo me insomma, in presentazione un po' esagerata. Comunque io ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questa iniziativa, ringrazio tutti voi, siete un uditorio formidabile, attenti, interessati, e non è semplice perché gli argomenti sono un po' tosti, tra numeri, analisi, e quindi i miei complimenti. Non è una captazio benevolenza assolutamente dell'uditorio, era semplicemente per notare che c'è anche un approccio diverso all'immigrazione, come in questo caso, come stiamo facendo oggi, in modo riflessivo. Volevo ringraziare il professor Luigi Biafuri per un semplice motivo, voi non lo sapete, ma io lo so, spesso in queste occasioni non vengono invitati gli immigrati, normalmente il podio è fatto di analisti grandi, bravissimi, eccetera, però raramente, cioè diciamo non frequentemente, una voce di un immigrato, una testimonianza, una faccia, perché dietro i numeri, le statistiche ci sono persone, facce. Adesso io non pretendo di rappresentare tutti gli immigrati, ma sicuramente una voce, qualche voce, e cerco di portarla. Ecco, quindi vorrei ringraziare il Provveduto e Furi per questo, perché dà un valore in più a iniziative come queste, perché si trasforma così l'immigrato, che normalmente è un oggetto, no, della nostra analisi, non soltanto in qualcosa di tangibile che si può toccare, si può vedere, si, si può fare delle domande, no, come in questo caso si può notare un po' l'accento strano, ma anche lo si rende soggetto della sua condizione, quindi che può studiare se stesso, i propri fenomeni e la propria società dove intende costruire il suo percorso. E perché lo dico questo? Lo dico perché voi avete visto, non so se avete notato, che normalmente la faccia dell'immigrazione è un po' collettiva, cioè molti di voi che siete molto giovani, molti di voi forse non eravate neanche nati, ma all'inizio degli anni 90 ci fu l'esodo albanese verso le coste pugliesi. E fu un momento terribile per tutta l'Europa, cioè fu un momento e delle immagini di queste navi piene, zeppe di gente, no, che si arrampicava, fu un momento davvero, segnò per sempre con l'immaginario collettivo europeo. Eppure ecco, si faceva vedere così un'immagine grande, una nave piena zeppa, e gli immigrati erano piccole testoline, quasi come i pixel, no, questi dei giovani, insomma, si è abituati a immaginare, piccoli pixel che non c'era un'immagine. Uguale oggi, se voi notate, vedete barconi, gente in mare, però mai che
succede, non è che non succede, però spesso non succede che uno si ferma davanti a una persona e chiede: ma qual è la tua storia? E lui ti racconterà che è un ingegnere, che ha la moglie, che ha i figli, che poi alla fine è una persona vera. Ecco, manca questo, io vorrei tanto che questo ci fosse. E chiedo scusa di questa piccola così digressione. Io, oltre ad essere quello che mi ha spiegato il professor Arturi, io lavoro alla FAICINST, che è la Federazione Agroalimentare della Sindacale della CISL. E quindi noi lì cerchiamo di tutelare e di organizzare, insomma, aiutare e tutelare i lavoratori immigrati in agricoltura. Voi direte: ma perché questo argomento? Secondo me è un argomento molto interessante, perché lega un po' tutti i discorsi che hanno fatto chi mi ha preceduto e gli illustrissimi relatori. E perché voi sapete che le migrazioni dell'est, cioè quello di Israele, e hanno avuto due momenti di grande crescita: quando è caduto il muro di Berlino, qui pochi possono usare la memoria, e poi quando ci fu la liberalizzazione dei visti per alcuni paesi, quindi l'entrata in Europa di alcuni paesi dell'est. Ecco, ci furono due grandi momenti in cui ci fu un aumento dei numeri delle migrazioni dall'est. Oggi abbiamo, avete visto, la comunità rumena al primo posto, poi ci sono gli albanesi, più di 500.000. Sono presenze fortissime. E la stessa cosa si può notare anche nel campo agricolo, dove io, a parte la mia parte, insomma, cerco di, come dire, mischiarmi, lavorare duro sul terreno. Ecco, c'è questo incontro nel settore agricolo, che è un settore particolare perché è un settore difficile per certi versi, però attenzione, non è più quella vecchia immagine dell'agricoltura, ha grandi potenzialità l'agricoltura. E non sapete quanti immigrati lavorano in agricoltura oggi in Italia? Io non vi darò molti numeri, pochissimi, solo per darvi un'idea. Precisamente, gli immigrati in agricoltura lavorano 327.000, anche qualcosa di più. Cioè, voi dovete capire che stiamo parlando di una presenza enorme, davvero enorme. E, attenzione, qui ci sono gli operai a tempo indeterminato, no? I contratti, ci sono gli operai a tempo determinato, ma ci sono anche gli stagionali, una figura particolare di immigrati, quelli che vengono, penso, a Bolzano o nel Veneto, quelli che vengono per la raccolta delle mele, quelli che vengono per gli agrumi oppure per le fragole, per piccoli lavori da 6 settimane fino a 9 mesi. Ecco, però il tempo sono 327.000. Ragazzi, stiamo parlando di una presenza enorme in questo settore, enorme. E da pensare che nel 99 erano molto meno, erano 52.000. Voi pensate, io ho il grafico, ma è inutile, che ormai secondo me avete già raggiunto il picco massimo di sopportazione dei grafici e numeri, quindi io non vorrei darvi la dose letale. E quindi è un aumento enorme, è un aumento enorme in pochi anni. Ho visto dei dati interessanti, che ho detto, vabbè, vado in Abruzzo, fatemi vedere quanti immigrati sono. Sono 8.300 immigrati che lavorano in agricoltura. Ma vabbè, voi direte, vabbè, ma saranno 8.300. Eh sì, no, va bene, però se voi vedete il termine di incidenza, vedete che nella vostra regione ci sono 22% dei lavoratori agricoli sono immigrati di tante nazionalità. Questa è una presenza fortissima che ci mette davanti a delle interrogativi fortissimi. Io volevo poi dire un piccolo flash. Normalmente gli immigrati in agricoltura sono maschi, cioè il 27% sono donne, però la presenza femminile sta crescendo, secondo me questa è una cosa molto, molto positiva. E ci sono più di 160 nazionalità in agricoltura di immigrati, però i primi 12 occupano la maggior parte. Questa è una grande, direi, la probabilità etnica, diciamo così, no? È una grande fortuna per il mondo agricolo, per l'integrazione, però anche una sfida, perché non è semplice, no? l'intercultura si parlava poco fa, quindi è una sfida interessante. Ci sono i rumeni, gli indiani, i marocchini, gli albanesi, però qualche volta c'è qualche specializzazione di questi immigrati. Lo sapete, gli indiani lavorano molto nelle stalle lombarde, no?
e poi rumeni, albanesi e altri lavorano per esempio nel florovivaismo, nella raccolta dei prodotti, però insomma sono un po' ovunque, qualche volta si specializzano. Diciamo che per l'immigrazione l'agricoltura ha fatto un po' la funzione da ammortizzatore sociale, perché in momenti di crisi, per esempio dell'edilizia, l'agricoltura ha tentato di mancare. Adesso io cerco di non vi parlo di ingressi stagionali che sono calati e altri numeri, però vi volevo semplicemente darvi un po' il senso di quello che sto dicendo. Allora, dopo questi piccoli dati, flash, veloci, cosa che abbiamo capito? Abbiamo capito che una presenza di immigrati nell'agricoltura è una presenza strutturale, cioè non soltanto fortemente dal punto di vista numerico, ma è strutturale, quindi fa parte della struttura di questo settore, la presenza di immigrati. E questo è un elemento importante. L'altro elemento è che ormai è diventato un binomio inscindibile. Non parlare di agricoltura e non parlare di lavoratori immigrati, dalla pastorizia, dalla preparazione di prodotti. E visto che ancora l'eco a Milano Expo, dove veniva allora, l'Expo ancora no, c'è ancora l'eco, e dobbiamo sapere che è pur vero che noi in Italia si va giustamente del made in Italy agroalimentare che sbarca in tutto il mondo, fa impazzire tutti perché sono bei prodotti, ecco, dietro quei prodotti ci sono sempre e c'è il lavoro degli immigrati, dal formaggio alle cantine e da qualsiasi prodotto che voi vedete e mangiate, ricordatelo, sicuramente è passato dalle mani di un lavoratore immigrato. Quindi questi lavoratori con cui io lavoro, cerchiamo insieme di lavorare, loro hanno bisogno di tutela, perché hanno bisogno sul lavoro, sulla casa, sui trasporti, malattie personali, infortuni, hanno una serie di problemi, ma hanno bisogno di integrazione. Ecco, noi cerchiamo come forza sociale, come sindacato, cerchiamo di fare tutto il possibile, ovviamente non è assolutamente semplice. Non posso non parlare di fenomeni negativi, perché come posso parlare io di agricoltura e poi non parlare di fenomeni negativi, perché voi sapete che i problemi sono complessi, lavoro nero, sottopagato, sfruttamento, revisione contributiva, burocrazia, le questioni di abitazione, trasporto, condizioni igienico-sanitarie dove lavorano gli immigrati, e la sicurezza sul lavoro, ma anche la discriminazione, lo sfruttamento, il paraschiavismo, sono tutti fenomeni che voi avete visto in TV con gli immigrati che lavorano in agricoltura. Però come si può combattere questo caporalato, questo sfruttamento paraschiavista, come si può? Le leggi che fanno il governo sono buone, bisogna salutarle positivamente, ovviamente, però non bastano le leggi, perché non si raggiungono i traguardi accolti di legge, non è sufficiente, è indispensabile, ma non sufficiente, perché bisogna pensare all'integrazione, questo bisogna farlo con tante leve per raggiungere l'obiettivo, concludo, bisogna farlo tramite la partecipazione, coinvolgendo gli immigrati, loro stessi, prendendo i soggetti. Si può fare tramite la contrattazione, cioè i contratti si può fare a livello nazionale ma anche in diverse province, tutelando i loro i diritti, il loro lavoro. Si può fare tramite c'è un termine sindacalese, bilateralità, ma che significa gli accordi che si fanno con i datori di lavoro, con le loro associazioni, e si può fare molto per la tutela e il miglioramento della loro condizione, e insieme alle istituzioni. Ecco, solo tutti insieme possiamo uscire da questa situazione. Prima di concludere, è stato citato le migrazioni di ritorno. Vi volevo ricordare un elemento interessante. Io ho un amico, era un nostro iscritto negli anni 90, in metà anni 2000, a Siena. Lui lavorava in una cantina di Siena. Ha lavorato insieme al fratello albanese, come me. Ha lavorato a Siena presso questa cantina, che c'è un ottimo vino, ma non facciamo piacere. E poi ha fatto un gruzzoletto, è tornato in Albania. Da qualche anno ha fatto un investimento insieme al suo datore di lavoro, insieme al fratello. Adesso producono un vino eccezionale nelle colline tra Rivazia e Tirana,
una cosa, adesso non so come spiegarlo, ma è San Giovetti, insomma ci sono vari tipi di vini, chi li conosce, ma fa un ottimo vino che esporta in tutto il vino di Giappone. Cioè lui, un immigrato, era iscritto nostro, era un lavoratore semplice, ha preso l'esperienza, l'ha sfruttata, è tornato in Albania e ha creato un'azienda che va alla grande per lo sviluppo nel suo paese di origine. E cioè capite che ci sono anche, non solo, ma anche ovviamente come ci sa, anche in medio di tempo. Si parlava qui poco fa, perché noi qui siamo nell'epoca dei pressapochismi, dei populismi, è ovvio che lo strumento come il dossier che avete visto è un antidoto, quindi io vi invito a studiarlo e a rivolgervi quando vi serve. Volevo dire che si è parlato molto della paura, io qualche parola la devo dire. Paura, assedio, timori, e tutto questo. E questo è vero, però ci sono anche i manager della paura, quelli che sanno sfruttare la paura. E se fosse per me si potrebbe anche misurare questo. Eppure basta conoscere i fenomeni e non fanno così paura come sembrano. Perché qualche volta l'immigrazione sembra un bancomat del consenso. Voi vedete, ogni volta che qualcuno vuole un po' di consenso, va al bancomat dell'immigrazione, tira un po' di paura e ha il consenso. E l'antidoto a questo può essere soltanto la conoscenza, le riflessioni che stiamo facendo come stiamo facendo noi oggi, perché l'immigrazione è un fenomeno così epocale, così grande, dal punto di vista dei numeri, e io ho imparato un sacco di cose oggi, spero anche voi, che è un fenomeno molto complesso, che va studiato, non si può con un tweet così liquidarlo velocemente. E infine, e chiudo davvero. Io quando abbiamo fatto la presentazione a Roma, ho preso anche io le parole del dossier statistico di immigrazione, ho fatto, che sembrava una metafora un po' pessimistica, ma non è assolutamente vero, ho fatto un paragrafo, una metafora, ho ricordato il famoso eroe della mitologia greca, Sisifo, no? Quello che era condannato dall'idea a salire in cima a questa montagna con questo macigno che poi appena lo raggiungeva e cadeva, si rotolava giù e lui di nuovo condannato all'eternità a fare questa cosa. Ecco, paragonato lui un po' a chi lavora, a chi studia, a chi opera nel sociale, a chi spiega le immigrazioni, chi le osserva, chi le studia, chi le descrive. E ho detto perché appena uno pensa di aver raggiunto qualcosa, arriva subito una botta all'interno spiga e si ricomincia a parlare di nuovo dello stesso argomento. Oppure abbiamo parlato di demografia, economia, di intercultura, abbiamo parlato di tante cose. Però, attenzione, la mia, perché Sisifo è, insomma, non bisogna pensarlo triste, ma felice, come dice Camus, era una cosa ottimistica, perché dovete pensare che l'immigrazione anticipa il futuro. Cioè quando parliamo di immigrazione, di migranti, si anticipa il futuro, loro sono anticipatori del futuro. E io penso che loro anticipano anche la voglia di un futuro migliore, perché loro, con la voglia che hanno di costruire un futuro migliore, spero che contagino anche noi insieme. Grazie. Cioè che una buona parte dei prodotti che abbiamo sulla tavola tutti i giorni vengono dal lavoro di questa componente della società odierna, che sono appunto gli immigrati. E soprattutto ci ha ricordato un settore della produzione, quello primario, che è quello dell'agricoltura, che in un mondo che va verso l'urbanizzazione, ormai abbiamo superato, si sa, nel mondo la metà della popolazione, oltre la metà della popolazione sta in ambienti urbani. Ci dimentichiamo che questi ambienti urbani possono vivere, sopravvivere, alimentarsi, perché c'è un altro mondo, che è quello che lavora nell'agricoltura, che ci trova i prodotti sulla tavola, di cui ormai nessuno di noi si rende conto, perché noi ci serviamo al supermercato, diciamo, non è che abbiamo grandi rapporti col mondo profondo. Bene, vi chiedo un po' di pazienza e do la parola a me stesso, perché tocca a me. Io avrò un ruolo minore, cercherò di fare qualcosa di puramente descrittivo relativo alla nostra regione,
perché, visto che il pubblico è mediamente giovane e se le cose che sono state dette fino ad ora sono vere, non si sa molto come stanno le cose a livello regionale in ambito. Allora, evitando tutta una serie di cose che avevo pensato di dire, ma che salto proprio per ormai i tempi che sono un po' ristretti, vi dico il primo dato significativo, perché ci si domanda quanti sono. Bene, quelli regolari sono circa 86.000 in Abruzzo. Sono tanti? Sono pochi? Non saprei. Dico solo che sono meno della metà degli abruzzesi all'estero, che ci dimentichiamo che esistono. Sono, per avere un'idea, il 6,5% della popolazione residente, quindi sono una percentuale relativamente più bassa di quella nazionale, che è sull'8,2%. Poi a livello provinciale abbiamo percentuali differenti. All'Aquila abbiamo l'8% rispetto al 6,5% della media regionale. La maggior concentrazione di stranieri sta in questa provincia, nella provincia dell'Aquila, che raggiunge più o meno il 28%, e i comuni con la maggiore concentrazione di stranieri sono quelli che ha richiamato il professor mio padre poco tempo fa, qualche un'oretta fa. Le provenienze continentali di queste persone che vengono da noi sono soprattutto europee, quindi gli immigrati che sono in Abruzzo sono per il 70% europei, per il 40%, dentro a questo 70%, sono dell'Unione Europea. Poi vengono gli africani, circa il 14%, soprattutto maghrebini, e poi vengono gli asiatici con il 10%, e infine quelli provenienti dal continente americano, che sono circa il 5%. E la maggior quota dei migranti provenienti dall'Africa si registra nella provincia dell'Africa. Le nazionalità, ne dico poche, le nazionalità prevalenti si discostano un po' da quelle nazionali, ma più o meno ricalcano il modello. I più numerosi sono i romeni, sono circa 27.000, poi ci sono gli albanesi, che sono poco meno della metà, 13.000. Poi vengono i marocchini, che sono circa 7.000. Poi vengono i macedoni, che sono circa 5.000, ma certo che sono stati noti in questa provincia perché hanno sostituito sui nostri monti l'attività, diciamo, legata alla pastorizia, ma adesso si sono anche impiegati soprattutto nell'edilizia, quindi nelle imprese della ricostruzione. E poi abbiamo come quinta nazionalità quella dei cinesi, che sono soprattutto concentrati sul territorio teramano e Tianjin, e anche del Pescara. Questo complesso di cittadini stranieri come si colloca all'interno del mercato del lavoro? Bene, gli occupati sono almeno 66.000, e se tenete conto che i minori sono circa il 20%, diciamo che la più gran parte di questi migranti che lavorano. Non c'è un'idea di qualcuno che è diverso dagli altri. Sono lavoratori, sono persone che hanno famiglie, hanno bambini, figli che vanno a scuola con stessi figli o con gli amici degli amici, o i figli degli amici. Questa realtà lavorativa vede anche la presenza di molte donne, quindi anche questo è un elemento importante. Nel mercato del lavoro il 41% e oltre delle persone che hanno un'occupazione nella regione abruzzese sono donne. Una piccola precisazione va fatta, perché non tutti si possono considerare effettivamente lavoratori stranieri. Abbiamo in Abruzzo una particolarità, e cioè una componente di italo-tedeschi, italo-svizzeri, italo-venezuelani, italo-argentini, che sono migranti di ritorno, sono le seconde generazioni di coloro che sono emigranti a suo tempo nelle regioni che vi ho detto, negli stati che vi ho detto, e sono rientrati
da noi. In particolare è molto numerosa la comunità degli argentini che risiede nella provincia di Chieti, oppure la comunità dei tedeschi e degli svizzeri, prevalentemente nel Teramo. Il maggior numero degli occupati ricalca in qualche modo il numero delle presenze straniere. Siccome i romeni e gli albanesi sono di più, anche gli occupati sono prevalentemente romeni e prevalentemente albanesi, seguiti poi da cittadini provenienti dal Marocco, dalla Macedonia, dalla Polonia, dall'Ucraina. E in Abruzzo, per richiamare ciò che ha detto poco fa Rando Debole, una parte importante di questi migranti è impegnata in agricoltura e ha una quota pari al 10,5%, che è più alta della media nazionale, quindi è una buona presenza dei migranti in agricoltura, anche se è inferiore a quella del meridione nel suo complesso. Il sud ha circa un 20% di impiegati nell'agricoltura. Non faccio riferimento, ma mentre prima Rando Debole parlava, mi sono ricordato che dentro a questo contenitore dell'agricoltura il lavoro migrante più non garantito è quello dei lavoratori stagionali. Sono coloro che partono da regioni come la Campania, con la campagna del pomodoro, si trasferiscono in Puglia, nei cosiddetti ghetti, nelle campagne pugliesi, poi si trasferiscono in Calabria per la raccolta delle arance, poi passano in Sicilia per la raccolta delle fragole, dei pomodori, pachino che ci piacciono tanto, sono intere, chi è andato a vedere, fare sopralluoghi, intere serre di pomodori nelle quali lavorano gli immigrati. Chiusa la parentesi, questi lavoratori diciamo che fanno riferimento al mondo del lavoro dipendente, hanno un ruolo fondamentale anche in un settore che sta diventando importante per le nostre famiglie, quelli che con un termine che bisognerebbe cancellare dal vocabolario, cioè quello dei badanti. Ecco, è un settore nel quale gli immigrati svolgono un lavoro di supplenza rispetto al mondo della sanità. Sono loro che curano i nostri anziani, sono loro che svolgono diversi lavori delle nostre attività domestiche e sono loro che garantiscono un equilibrio a famiglie che, se dovessero rivolgersi a strutture pubbliche, non avrebbero la possibilità di collocare i propri parenti. Questi migranti, e vado velocemente a chiudere il mio intervento, non solo mantengono la loro famiglia, alimentano il mercato del lavoro italiano, ma riescono a spedire alle proprie famiglie di origine, così come abbiamo fatto noi per almeno un secolo, non è una cosa nuova. Le rimesse dei migranti sono famose. L'Italia, per chi non lo sapesse, è il paese che ha avuto più migranti nella storia dell'umanità. Noi abbiamo esportato dal secolo XIX, dalla metà, alla seconda metà dell'Ottocento, al primo decennio di questo secolo, 30 milioni di emigranti nel mondo. 30 milioni. Non dimentichiamolo mai, quando certe forze politiche alzano la voce e dicono che bisogna che tornino a casa loro, pensate cosa succederebbe se 30 milioni di italiani, che non potrebbero più farlo ovviamente perché è un corso secolare, ma se tutti coloro che sono andati all'estero dovessero tornare a casa propria. Bene, dicevo, questi lavoratori mandano rimesse nei loro paesi e gli ultimi dati che abbiamo per un anno, dall'Abruzzo sono partiti 72 milioni di euro. Quindi vanno ad alimentare non solo le economie delle quali sono, tra virgolette, ospiti, come direbbero i tedeschi, ma alimentano anche le economie dei paesi di provenienza. E anzi, ormai si sa, i fondi che vengono dalle rimesse sono più che superiori dei fondi che vengono dati come aiuto allo sviluppo, come cooperazione.
Poi ci sono situazioni differenziate, ci sono nazionalità che spediscono di più e nazionalità che spediscono di meno. Paradossalmente, quelli che dovrebbero spedire di più sono i romeni, perché sono numericamente di più, ed è vero. Ma in termini di reddito pro capite, chi spedisce più soldi all'estero sono le nazionalità anche più piccole. I bengalesi spediscono mediamente 5.000 euro all'anno come media, i senegalesi 4.000, i romeni 1.500. Pro capite, poi il volume evidentemente è quello più consistente, quello dei volumi. Vi dicevo, questi migranti spendono una parte importante del loro reddito per la formazione dei figli, li mandano a scuola perché capiscono che è un investimento importante. Anche lì le frequenze sono, in ogni ordine che grado di scuola, sono in termini di numero di studenti, corrispondono al numero del presente, quindi i maggiori studenti delle scuole sono romeni e poi albanesi. Però anche qui l'investimento è superiore, per esempio, da parte delle famiglie di nazionalità albanese. Finisco, anche se ho appunto dovuto in qualche modo saltare la serie di cose che mi ero promesso di dirvi, che per quanto riguarda l'integrazione, per quanto la situazione possa essere complicata per diversi migranti in Abruzzo, c'è uno studio del CNEL, una delle istituzioni che il governo ha deciso di fare sparire, che ha fatto uno studio sull'integrazione sulla base di indicatori sociali ed economici che poi vengono raccolti in indici e che fanno insomma quell'operazione che ci consente poi di dire qualcosa che non sia veramente basato sulle impressioni, e ci dice che l'Abruzzo è la quinta regione italiana a più alto potenziale di integrazione dei migranti, superando sia tutte le regioni meridionali che quelle centrali, persino due tra le più importanti del nord della penisola, come la Lombardia e il Veneto. Questo vi può apparire strano, però ci sono studi che lavorano per capire come funzionano le cose. Poi si può discutere la fondatezza, però sono lavori che richiedono impegno e si cerca di affinare sempre più queste analisi. Non solo, se invece di considerare l'indice di inserimento sociale complessivo lo si isola da quello occupazionale, addirittura l'Abruzzo risulta il terzo elemento, la terza regione in graduatoria dopo il Trentino Alto Adige e dopo la Valle d'Aosta. Tutti noi sappiamo che il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta sono regioni a statuto speciale, quindi ricevono finanziamenti. Diciamo che l'Abruzzo è la regione in Italia che si colloca al primo posto, se togliamo le due regioni speciali, che hanno autonomia amministrativa e godono di vantaggi. Non solo, per parte sua il Teramano, cioè la provincia di Teramo, si colloca addirittura al settimo posto in graduatoria a livello nazionale tra le 107 province italiane, 103 province italiane. Quindi questa regione, per quanto debba costruire ancora, offre agli immigrati buone condizioni generali, essendo un'area in cui prevalgono quelle piccole e medie imprese disseminate sul territorio che oggi sono in crisi, ma subiscono la crisi generale che subisce tutta l'Italia e anche tutta l'Europa e tutto il mondo, e è un modello tipico, appunto, ho detto modello adriatico, che va dal Friuli fino a Friuli Venezia Giulia, fino a questa regione del nord dell'Abruzzo, diciamo così. Insomma, nonostante i problemi che pur esistono, soprattutto in tempi di crisi come quelli odierni, la situazione sperimentata dai migranti nella società del territorio abruzzese non è tra le peggiori, anzi c'è di che sperare per un futuro migliore di quello che già non si è raggiunto. Vi ringrazio. Non so se tra il pubblico c'è ancora la dottoressa Emanuela Di Giovan Battista, che chiamerei qui al tavolo.
che è l'assessore alle politiche sociali e all'immigrazione del Comune dell'Aquila, che viene in sostituzione del sindaco. Allora, buonasera a tutti e grazie. Intanto io voglio ringraziare l'Università per questa iniziativa e devo dire che dopo aver sentito tutti i vostri interventi io mi sono sollevata perché non mi sento più sola oggi nel provare a fare alcune battaglie. E mi aveva molto colpito una valutazione fatta, verissima, che in questo momento, o meglio da sempre, non ci sono politici che reggono se non hanno una base elettorale sotto che in qualche modo li rafforza. Questo nel caso dell'immigrazione è verissimo. E ci sono fatti ormai documentati, ma anche nel nostro territorio, no? Di sindaci che in qualche modo dopo petizioni popolari contrarie agli immigrati hanno per esempio fatto marcia indietro nell'accoglienza degli immigrati, quindi sono cose all'ordine del giorno. Esistono però anche politici che molto in controtendenza e fregandosi un po' del banale consenso elettorale che quando si amministra forse è di minore importanza, provano a fare delle politiche differenti. Io orgogliosamente posso dire che questa amministrazione sta provando a fare cose simili e lo dico perché? Perché noi siamo quelli che vengono tacciati come l'amministrazione che dà quasi tutti i soldi delle politiche sociali agli stranieri e noi andiamo avanti ugualmente. Siamo quelli che, a cui si chiede, ma per esempio quando fate un bando per qualche servizio sociale, quanti italiani e quanti stranieri ci sono? Rispondiamo, non ci interessa, sono tutte persone residenti e siccome sono persone residenti e cittadini italiani, evidentemente hanno tutti il diritto di accedere a questo tipo di servizi che una rete locale dà. Siamo l'amministrazione che orgogliosamente, e lo ribadisco orgogliosamente, nel 2012, quando eravamo ancora in emergenza terremoto, perché nel 2012 insomma eravamo ancora come dire, abbastanza indietro, ha attivato uno SPRAR, quindi un servizio per l'accoglienza dei rifugiati politici e ha aumentato di posto ogni volta, quindi è un'amministrazione che prova a dare sicuramente dei messaggi. Dare messaggi, però sono dei messaggi ovviamente molto molto poco popolari in questo momento e che ovviamente vengono spesso superati dagli slogan, i messaggi più demagogici e che ovviamente vengono da altre parti. Poi però mi chiedo questo. Io credo che una delle cose fondamentali in politica sia anche un po' la coerenza politica, no? E quindi mi chiedo, per esempio, quando l'attuale presidente della Lombardia, Maroni, lista, no? Faceva il ministro dell'interno, no? Diceva che l'accoglienza dei migranti era un obbligo morale dei sindaci. Ora che non fa più il ministro dell'interno, quindi ovviamente non ha più necessità di gestire questo fenomeno, ovviamente pensa che l'accoglienza dei migranti non è più un obbligo morale dei comuni. Poi mi chiedo un'altra cosa, con gli slogan, per esempio i sindaci leghisti o lo stesso Zaia, ma quanti migranti sono riusciti a fermare? Quanta immigrazione sono riusciti a fermare? Nessuna, perché questi sono esclusivamente degli slogan. La cosa vera però è questa, che sono sicuramente dei messaggi, che sono dei messaggi sicuramente che colpiscono a quella che è l'emotività, a una parte emotiva, obiettivamente, di quella che è la popolazione, di cui si deve tenere in considerazione, cioè nel senso perché l'Italia è un paese che non dimentichiamo, un paese che ha una tendenza alla conservazione, okay? Quindi è ovvio che messaggi emotivi di questo genere sicuramente sono messaggi
che colpiscono di più e su cui i famosi manager dell'Aura ovviamente fanno leva. Quello che forse oggi anche i nostri relatori ci hanno provato a dire, e per questo li ringrazio, è che bisogna provare a parlare un po' più all'intelligenza, un po' meno a quella dell'emotività, e fare in modo che l'intelligenza che si tende ad offuscare, perché ovviamente cercando di parlare più all'emotività si tende più ad offuscare l'intelligenza, sia quella invece che predomini. Ed è per questo che ovviamente vi ringrazio moltissimo di questo tipo di iniziativa. Dopodiché sulla situazione, quello che è l'immigrazione, il fenomeno dell'immigrazione non è un fenomeno facile, è un fenomeno complesso, le cui soluzioni ovviamente non sono a portata di mano, su questo non c'è dubbio. E soprattutto la cosa vera, e lo dicevate anche voi, è che io credo che veramente il paese Italia sia un paese che non è completamente strutturato in maniera adeguata per far fronte a questo tipo di problemi. Sicuramente non ha strutturato quelli che sono i suoi livelli sul territorio, quelli che sono gli enti locali, che sono poi il primo contatto con i cittadini, effettivamente forse non sono ben strutturati per poter in qualche modo provare a, è una parola brutta, ma adesso non me ne vengono altre, a gestire l'immigrazione. E ve lo dico perché in molti comuni non esiste neanche un servizio, vuol dire, per l'immigrazione, no? Non esiste. Il comune dell'Aquila ha un funzionario dedicato alle politiche per l'immigrazione, come se il problema o la questione fosse una cosa di cui non ci dobbiamo occupare. Non esistono dei finanziamenti diretti per l'integrazione, per esempio, dello Stato, o le passa direttamente agli enti locali. Le cose che si riescono a fare sono cose che si fanno se un'amministrazione ha l'intelligenza di, per esempio, stanziare dei fondi di bilancio all'interno del suo bilancio comunale. I fondi esistenti sono fondi a bando, i cosiddetti fondi FAMI, prima erano FEI, adesso sono FAMI, ma così come molti fondi strutturali, no, che sono anche fondi europei che arrivano direttamente dallo Stato alle regioni e poi ai comuni, probabilmente ci dovrebbero essere fondi anche di questo genere, non solo fondi a progetto, per cui se un'amministrazione vuole ci partecipa, se non vuole non ci partecipa. Probabilmente bisognerebbe fare una politica più strutturale, così come una politica più strutturale si dovrebbe fare sulla famosa accoglienza dei migranti, perché ci sono delle differenze, ci sono i migranti e poi ci sono gli stranieri che sono residenti, quindi insomma deve essere anche chiara questa grossa differenza. Anche sulla politica dell'accoglienza dei migranti, allora, nel 2014 il governo ha fatto un piano operativo, no? Un piano operativo in cui ha disegnato una filiera, che è una filiera che regge, però come spesso succede in Italia, questa filiera non si struttura, non è strutturata, perché poi parallelamente ha messo in campo una filiera di emergenza che è quella che in questo momento accoglie l'80% dei migranti, con tutto il problema ovviamente di quelle che sono le soluzioni emergenziali al problema, e quindi le soluzioni che si vedono anche sui mass media, appunto il business del migrante, mafia capitale, gli appalti direttamente, le cooperative che nascono dall'oggi al domani, e questo perché ovviamente non si è voluto dare, se da una parte si è previsto normativamente, però dall'altra parte forse si è spinto poco per renderla strutturale, e quindi tutto viene lasciato per esempio anche alla buona volontà di quelli che sono gli enti locali, che hanno ovviamente una difficoltà se sono privi di strumenti. Per cui sicuramente la situazione è complessa, sicuramente forse vanno adottate delle misure più strutturali anche dal punto di vista amministrativo, però una cosa è fondamentale, e lo abbiamo visto oggi, che non ci può essere nessun tipo di politica amministrativa sull'immigrazione, quindi con decisioni amministrative di come strutturare
strutturare o meno strutturare i processi che possono essere d'accoglienza o di integrazione, se vicino non viene fatta una grande battaglia culturale che deve procedere parallelamente, senza la quale qualsiasi tipo di progettualità che può essere messa in campo dai governi, a cominciare da quello centrale a quelli locali, sarebbe fallimentare. E quindi credo che questa vostra iniziativa sia andata in questa direzione. Credo che dobbiamo continuare così, dobbiamo provare a mettere in campo questa tipologia di messaggi, e sono molto d'accordo nel dire che i messaggi non possono essere dati da un'istituzione o solo dall'università o solo dalle associazioni di volontariato tante che si occupano di questo problema, ma ci deve essere ovviamente una rete, una collaborazione forte per riuscire a provare anche a cambiare culturalmente alcuni stereotipi che esistono ancora sul mondo dell'immigrazione. Grazie. Grazie, sono la dottoressa Emanuele Giovanni Battista. E ho guardato l'orologio e siamo assolutamente fuori da ogni range di tempo previsto. Abbiamo messo un'ora e un quarto di più di quanto non avevamo immaginato, quindi chiedo solo un istante per ringraziare tutti voi, per ringraziare chi ha lavorato con noi. Ricordo che alcune persone presenti tra il pubblico avevano in qualche modo chiesto di poter dire qualche cosa, penso al Presidente dell'Unione Chino-Congolese d'Italia, penso a due sociologi dell'Università di Granada che sono qui per un progetto Erasmus e che hanno in Spagna, come abbiamo sentito dalla relazione della professoressa D'Ascenzo, problemi analoghi ai nostri, ma non c'è più tempo per tutto questo. Mi permetto di ricordare, anche per le ultime parole che ha detto l'assessora, una piccola storiella verissima che viene dall'Africa, probabilmente anche abbastanza nota. Nella zona tra la savana e la foresta, quella più secca, si sviluppa un grande incendio. Questo incendio si dirige verso un'altra zona, coinvolge altro territorio e col vento comincia a trasportarsi e a portarsi più verso le popolazioni. Animali, donne, uomini, bambini fuggono, scappano nella direzione del vento. Ad un certo punto si vede un piccolo uccellino che va in senso contrario, si ferma in una pozza, col becco raccoglie un po' d'acqua e si dirige contro tutti quelli che fuggono. Tra quelli che fuggono qualcuno, come si dice nei racconti, dice a questo uccellino: ma dove vai? Cosa fai? Perché vai verso il fuoco? Lui lascia cadere quella goccia d'acqua che ha nel becco e dico: io faccio la mia parte. E quello che credo oggi abbiamo fatto tutti noi e possiamo continuare a fare per i prossimi anni a venire. La documentazione non l'ha avuta, se me lo portate poi veniamo. Grazie.